Thank you Che stiate tutti bene, che siete tutti belli in forma perché oggi vi porto un killer che cioè, a me ha fatto sbarellare. Vi dico la verità, è uno che mi ha affascinata sempre moltissimo e non vedevo l'ora di portarvi. Ho detto me lo tengo lì per il mio compleanno e mi faccio l'autoregalo. Allora, veniamo a noi, che stiamo già troppo perdendo il tempo nel dire cavolate. Allora, la storia di oggi si ambienta a Dallas, in Texas, negli anni 90 e tutto quello che succede di significativo, ovvero gli omicidi, avvengono nel 1991. Nonché il mio anno di nascita: quindi ovviamente non sono dettagli casuali. In realtà sia sì, stata una coincidenza. Comunque, siamo a Dallas in Texas. Eh, All'epoca Grazie, Federico. All'epoca Dallas era una metropoli in piena espansione, stava vivendo il boom economico. Quindi, diciamo che all'interno della città, nel centro città, si viveva parecchio bene: la gente cominciava ad accedere ai, ai lussi, ad avere questi enormi grattacieli splendenti che davano proprio l'idea di successo. Cioè, la gente che viveva a Dallas negli anni 90 aveva l'impressione di essere Insomma, in un luogo che avrebbe avuto un futuro brillantissimo. Ma come tutte le metropoli, voi sapete che eh, godono anche, ahimè, di una malfamata eh, periferia. E infatti c'era una zona particolarmente degradata in opposizione all'immagine del centro nella periferia di Dallas, dove proliferavano ovviamente criminalità, prostituzione, droga e violenza. Violenza tale che pensate che nel, nel 1991 hanno toccato il picco massimo di numeri di omicidi in un anno in una sola città. Cioè, ad Dallas nel 91 hanno ucciso più di 500 persone. Cioè, ci sono stati più di 500 omicidi, ok? Quindi il contesto era parecchio delicato e considerato che il nostro amico di oggi. Punta a come spesso abbiamo visto purtroppo alle prostitute, ahimè, trovare il cadavere di una prostituta uccisa non era poi così strano. Un contesto da tenere sott'occhio esatto, esatto. Occhio a Charles, perché Charles con gli occhi proprio non ce la poteva fare. Buonasera a tutti, ben arrivati, siete arrivati adesso. Sono messe d'accordo per fare il record, anche eh, secondo me sì, erano lì la radiolina. Dicevo, senti, siamo arrivati a 4,99, dobbiamo battere il record. Chi è che fa il 500? Lo faccio io. <ride> Comunque, in uno di questi quartieri, eh, diciamo, degradati, viveva anche una prostituta tra le tante. Che si chiama Mary Pratt, aveva 33 anni nel 91, quando purtroppo sono finiti i suoi giorni. Lei viveva nel quartiere di Oak Cliff, che è proprio appena fuori Dallas e vedremo che a Oak Cliff poi si eh, concentrerà tutta la storia di oggi. Mary, però, non era una delle, diciamo, classiche. Uh, no, non dire che bei occhi, ecco, che tanto. Ma non era una delle, diciamo, prostitute classiche appariscenti con abiti lustrini, minigonne, eccetera. Lei non si comprava mai degli abiti sexy anche perché tutti i soldi li investiva per la droga. Quindi è una di quelle situazioni che spesso, insomma. <coughs> Vediamo in cui le prostitute sono anche tossicodipendenti e poi finiscono in questo ciclo in cui lavorano per drogarsi. Quindi ne, non, mai, non hanno mai una gioia queste qua, poracce. Quanti anni sono? In che senso, quanti anni sono? Uh, lei ha 33 anni e siamo negli anni 90, cioè nel 91 in, in particolare. Lui collezionava gli occhi, c'è cioè una roba pazzesca! E comunque. Uh, lei solitamente, diciamo, era una tipa modesta, cioè lei se ne stava nel suo angolo in piedi, in silenzio, non attirava clienti sbracciandosi, cercando di attirare l'attenzione, era lì, molto tranquilla. Tra l'altro, lei solitamente vestiva uh, jeans e maglietta, cioè proprio molto, molto easy. Portava sempre le scarpe da tennis eh, perché i tacchi non le andava neanche di portarli, e l'unica cosa sexy che metteva. Erano appunto queste magliette molto strette, molto aderenti, che mettevano in risalto il seno abbondante. Ecco, che le bastava questo. Comunque, era anche una molto, molto. Uh come dire prudente. Lì in realtà tutte le prostitute erano prudenti perché sapevano che appunto ad Dallas c'erano omicidi uno dietro l'altro e quindi cercavano sempre di rimanere nella loro zona di riferimento dove c'era il loro protettore che se fosse successo qualcosa eh, le avrebbe potuto aiutare o <coughs> Dove avevano delle amiche, dove avevano delle conoscenze e eh, stavano anche molto attente ai nuovi clienti, quindi è un ambiente, quello dove sì, siamo nel degrado, siamo nella tossicodipendenza, ma dove c'era anche collaborazione, diciamo, tra le sex worker. E eh, la nostra Mary in particolare eh, non, non dava mai confidenza a nessuno, a meno che non avesse delle referenze delle colleghe. Cioè diciamo che al massimo il rischio massimo che aveva assunto era quello di chiedere ogni tanto a uno dei suoi clienti abituali a fine corsa, diciamo, di riaccompagnarla a casa dei suoi genitori, che poi erano genitori pensionati, anziani che non hanno mai saputo dell'attività della figlia, lei riusciva a separare le due vite, non so, non so se si fosse inventata anche lei di fare l'infermiera notturna in una clinica, però eh, la famiglia non sapeva nulla ed è una situazione che riscontriamo spesso e mi chiedo veramente come sia possibile che anche solo dire ok passo da lì con la macchina un giorno per sbaglio o il mio capo, un mio amico, un mio parente ti vede, niente, no, non hai saputo, mai saputo nulla. Grazie. No. Cosa succede? Il 12 dicembre del 1990 era una serata delle tante per lei e andava a lavorare come sempre nel quartiere Luci Rosse di Oak Cliff, che eh, diciamo si concentra sulla strada chiamata Jefferson Boulevard, ed è malfamatissima quella zona lì per la violenza, per la prostituzione, per il traffico di droga e per tutti i problemi annessi e connessi. Non preoccupare. Il mattino successivo, però, verrà ritrovato il suo corpo, e viene ritrovato il suo corpo non nella zona in cui lei si prostituiva, ma in una zona molto lontana, in una zona residenziale. Sempre ovviamente nei dintorni di Dallas, ma comunque molto, molto lontana rispetto a dove era lei. E questa è una cosa molto strana perché, come vi dicevo, le prostitute stavano molto attente a non allontanarsi mai dalla zona di riferimento dove c'era appunto il protettore, le sue amiche e, e tutto il resto. Gra Quando trovano il suo corpo, la ritroveranno parzialmente nuda, cioè lei poverina non aveva più niente addosso era uh, soltanto vestita della sua maglietta e del reggiseno che però le erano stati sollevati ed arrotolati qua intorno al collo, quindi praticamente era totalmente nuda. Il corpo si presenta pieno di, confusio di confusioni, <ride> scusatemi, di contusioni, eh, sia uh, sul volto che sul corpo. Adesso argentano con gli occhi ci arriviamo. E eh, finita con un colpo di pistola calibro 44 qua dietro la nuca. La cosa che sconvolge molto gli inquirenti è che, per quanto siano stati, diciamo, abituati a trovare eh, tante volte prostitute eh, quasi uccise di botte, cioè le trovavano uh, come dire, rantolanti per strada, poveracce, e a volte anche cadavere, ma le trovavano molto spesso nascoste, cioè comunque infrattate questi corpi erano spesso infrattati. Invece, questo killer aveva messo la sua vittima in un quartiere borghese di benpensanti, in bella vista in mezzo a un marciapiede. Quindi, cioè, voi immaginatevi, no? Questi che eh, borghesotti, mammine pancine, benpensanti che escono di casa e, eh, come tutte le mattine per andare al lavoro, si ritrovano il cadavere di una prostituta nuda davanti a casa con tutti i bambini, ah, impazziti ovviamente. E quindi questa cosa sconvolge, e probabilmente anche per questo motivo. Gli inquirenti si danno da fare per scoprire subito chi è stato il, uh, il killer, chi è stato l'assassino. Perché diciamocela tutta: se è vero che nel 91 a Dallas ci sono stati più di 500 omicidi, e è spiacevole dirlo, ma purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà, tante volte le prostitute venivano considerate come in fondo alla lista dei fascicoli su cui indagare. Questa volta hanno indagato e si sono impegnati. Secondo me qui la discriminante è proprio dove è stato rilevato il cadavere, cioè il fatto che fosse in una zona di ben pensanti. Ma magari sono io che sono malpensante, penso male, no? E quindi eh, magari mi faccio queste idee. Uh, ovviamente non è una cosa che ho ri ritrovato nelle fonti, è un mio pensiero. Però ho visto che fin dal primo omicidio, cioè noi solitamente quando vediamo i serial killer uccidono le prostitute in particolare vediamo che gli inquirenti si svegliano alla terza quarta vittima invece qui hanno cominciato fin da subito a indagare esatto secondo me i ricchi si sono lamentati per fare un po' bella figura già già quelli che ben pensano già c'è anche una canzone molto bella adesso non mi ricordo il nome del cantante ma mi piaceva un sacco uh, comunque non si accorgono di niente di più strano in questo corpo se non fosse che quando fanno l'autopsia il medico legale a una certa deve compilare insomma il modulo e ce l'ha richiesto, colore degli occhi della vittima. La vittima aveva le palpebre chiuse quando l'hanno trovata, quindi cosa fa? Usa quella pinza che apre eh, gli occhi insomma al cadavere. Per vedere insomma il colore dell'occhio dentro. E il medico legale ha un sussulto nel momento in cui apre la palpebra perché l'occhio non c'è. Non ci sono tutti e due gli occhi, il killer li ha eh, estratti entrambi e se li è portati via con sé. Perché poi sulla. Frankie, esatto, esatto, grazie, grazie mille del suggerimento, quello, quello il cantante. Eh, quindi il killer si è preso questi bulbi oculari e se li è portati via. Tra l'altro, la cosa che sconvolge, infatti, io qui ero, Elior, allora che dicevo: Ma com'è possibile che. Uh, un medico legale non se ne sia accorto prima di dover riaprire, cioè anche se era chiusa la palpebra, come ha fatto a non accorgersi che sotto non c'era la pala dell'occhio? Che come souvenir, esatto, li ha sostituiti con delle palle, no, era vuota, l'orbita era completamente vuota. Ma uh, noi ci immaginiamo che uh, un lavoro del genere, adesso ragazzi mi fa un senso tremendo ed è per questo che ve l'ho portato, perché uh, comunque un po' di masochismo ce l'ho dentro. Uh, togliere un occhio non è una cosa così semplice nel senso non è che basta prenderlo si strappa e finisce lì quello che sarebbe dovuto emergere da una ferita di questo tipo almeno come vediamo in tanti horror avete presente la solita immagine uh, della donna o del, insomma della faccia senza occhi con uh, le lacrime di sangue che colano Ecco, teoricamente si sarebbe dovuta presentare così la vittima, con tanti, tanto sangue rappreso intorno, con segni comunque della rimozione, tagli, una, una qualche ferita, un qualcosa, e invece niente. Cioè, come se questi occhi se ne fossero andati da soli, da, 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 dalle orbite. E il medico legale era sconvolto perché non aveva mai visto nulla di simile. E ha tagliato con una precisione da chirurgo, ma non da chirurgo medio, da chirurgo della Madonna, cioè da uno che sicuramente ne sapeva parecchia. Anzi, hanno subito pensato che si trattasse proprio di un chirurgo impazzito e in particolare di un chirurgo che operasse gli occhi, perché un'operazione del genere anche, non so, un chirurgo. Non tutti i chirurghi riescono a farla, e nemmeno in modo così pulito. Infatti erano sconvolti: Ma questo chi cazzo è? E insomma, tra l'altro, fu chiamata anche l'FBI perché la polizia di Dallas era rimasta, cioè proprio. Ma, ma che, che, che cazzo abbiamo davanti? L'hanno chiamato subito al primo omicidio hanno chiamato l'FBI proprio perché gli hanno detto: Qua c'è puzza dei serial killer perché questo che toglie gli occhi si ritiene insomma. E chiamando l'FBI per un consulto rispetto a una, un profiling, l'FBI ha risposto che non avevano mai avuto a che fare con un killer simile, che il trofeo uh, Occhi. In particolare a loro non diceva niente, quindi era qualcosa di nuovo, era un caso nuovo. Quindi anche l'FBI dice: Siamo le antenne che questo ci interessa. Ma che cosa succede in realtà nello stesso, uh, nello stesso quartiere? Se vogliamo indietro di 50 anni scopriremo che nello stesso quartiere di Oakley, dove c'erano le prostitute, dove c'erano i quartieri a luci rosse, dove c'era tutto questo degrado, in realtà 50 anni prima c'era una realtà borghese di famigliole benestanti in un quartiere bianco, splendente, che dava proprio un'idea di estrema tranquillità e di serenità. Ed è proprio lì che nasce il nostro amico di oggi, il nostro Charles Albright. Uh, Albright, scusate, lo chiamo sempre Albright, devo dire tutto bene. Invece, Albright, tutto brilla. Tutto brilla. Questo è il nostro bimbo Charles con i suoi genitori. lo faccio vedere grosso, così lo vedete meglio. E, e lui nasce appunto um, quasi, diciamo 50 anni prima, sempre a un cliff. Lui in realtà è cresciuto a Oak Cliff, ma non è nato lì. Perché lui nasce nel 1933, il 10 di agosto del 1933, in un'altra città, sempre vicino a Dallas, ma fu abbandonato a tre settimane dalla madre. E fu un bambino fortunatissimo perché siamo tutti Charles, beh è un nome effettivamente abbastanza comune. E, um, fu molto fortunato perché solo all'età di tre settimane fu praticamente subito, appena abbandonato, fu subito adottato dalla sua famiglia, dai suoi genitori Che, per altra super fortuna, erano ovviamente borghesi, stavano bene, vivevano in quel quartiere una bella casetta, no? E eh, insomma i suoi genitori si chiamano Fred e Del o Albright, che potete vedere qui nella foto, come vedete sono tutti... Signorottini, signorottini: Fred faceva il droghiere a Dallas, aveva un negozio, quindi guadagnava bene. Mentre la mamma, come al solito, ovviamente, in quell'epoca faceva la casalinga e si dedicava ad essere una brava mamma. C'è il super temporale da voi? Dai, bello così, più, più inquietante. Una botta di culo nella sfortuna. Sì, esatto, esatto, esatto. Droghiere in pavese dice droghiere. <ride> no, droghiera. Come? Ma è morto il nostro protagonista. È morto di covid nel 2020, ragazzi. Cioè, per pochissimo non l'abbiamo beccato vivo. Comunque, um, ecco, questa mamma che decide di fare la casalinga ha proprio come suo scopo nella vita crescere un pargolo nella maniera più perfetta possibile quindi il suo lavoro è fare la mamma e si dedica a Charles anima e corpo tutto il giorno tutti i giorni ora io capisco quello che è successo magari nella mente di questa donna ovvero molto probabilmente eh, non riuscivano ad avere figli lei desiderava tantissimo avere un figlio lo hanno adottato, quindi per lei era un miracolo avere questo neonato. Poi, tra l'altro, trovare anche un bambino insomma, così piccolo eh, era una fortuna per entrambi, sia per la famiglia che per il bimbo. no? Quindi non sembra sia andata bene. No, 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 però all'inizio sembra che vada tutto bene. Mi sembra che lei è proprio mammina pancina della, del secolo e vuole essere la mamma più brava del mondo. Vero? Vuole vincere, vuole, vuole, vuole che il figlio gli regali quella tazza con scritto la mamma più brava del mondo. Questo viva lei. E ehm, lei racconta quando Charles è piccolino, gli racconta una bugia. Gli racconta che in realtà sua madre naturale era una studentessa brillantissima e eccezionale, intelligentissima, ehm, che sognava di diventare un avvocato. E eh, essendo rimasta incinta a 16 anni. Questo, questa sua carriera sarebbe stata spezzata dalla sua presenza, quindi è stata costretta ad abbandonarlo piccino ed è stato accolto dalla, dalla nuova famiglia. Questo è quello che gli ha raccontato la mamma. Ovviamente, Charles ha sempre avuto un po' di dubbi rispetto a questa versione. E che ehm, idea geniale! No, però vedete che, cioè. Solitamente le madri adottive tendono a sminuire la madre naturale e questa cosa mi ha colpita molto perché secondo me lo ha detto a Charles questa versione per farlo sentire più sicuro di se stesso, cioè per fargli dire guarda io sono figlio di una mente brillante quindi sicuramente anch'io posso essere super intelligente in qualche modo. Ora, la mia ipotesi subito quando ho detto ha mentito è stata probabilmente la madre in realtà faceva la prostituta o era insomma una criminale, una che era andata in carcere o, problemi, o tossicodipendenti, insomma problemi di questo tipo. Invece no raga, cioè eh, poi adesso spoiler perché in questo momento della storia non si sa, ma quando Charles diventerà adulto Troverà la sua mamma naturale e tra l'altro instaurerà con lei anche un ottimo rapporto e le farà conoscere i suoi genitori adottivi, le farà conoscere sua figlia, sua moglie, cioè, li fa conoscere tutti. Quindi cioè, instaura un rapporto con questa nuova, diciamo, nuova, con <ride> questa madre naturale. E in realtà la madre naturale, cioè, non era una brillante studentessa, era semplicemente una che. A 16 anni è rimasta incinta troppo presto e ha dovuto dare in adozione il bambino. Poi lei è diventata un'infermiera nella vita, persona normalissima, eh, però insomma lui è cresciuto con questa bugia bianca, diciamo, sì, come, come dice Monica: una bugia bianca. Ehm. Comunque, Fred, il padre, il nostro droghiere, eh, ha scelto, ma aveva anche un po' questo atteggiamento, stava un po' sulle sue, cioè non è che non gli volesse bene al bambino, gli voleva bene, però era che si faceva un po' i cavoli suoi, stava in disparte rispetto all'educazione del bambino, aveva delegato tutto alla moglie anche perché lei aveva delle manie del controllo sul bambino fuori di testa. E quindi, Fred, qualunque uh, critica, qualunque cambiamento avesse voluto manifestare, lei no, sono io che comando sul bambino, è mio me lo plasmo, io vado, io te tu stai zitto. Tra l'altro, pare che in questa famiglia i pantaloni li portasse proprio. Della madre, quindi lui nasce in un sistema, lasciatemi ehm, passare il termine, matriarcale, dove è proprio la donna a sottomettere l'uomo. E sapete che in questa dinamica eh, molto spesso poi eh, abbiamo dei serial killer che hanno una duplice visione delle donne, e lui altro che duplice. Uh, il padre mi ricorda tantissimo un attore che adesso non mi sovviene. Oh, la nostra regina dinosaura. Non lo so. Non... Aspetta, aspetta, ma uno di... Guardiamolo meglio. Chi vi ricorda? Che attore... Vi... Sai che mi ricorda anche a me un attore ma non mi sovviene? Cazzo, chi è? Chi è? Ho appena uh, notato che spesso i serial killer si chiamano Charles. Beh, perché è un nome comune, come da noi che si chiamano... Luca, <ride> ecco Luca. Luca. Luca, ne abbiamo tanti, eh. soprattutto in TG Crime Mario, Carlo, ma secondo me c'è un F di Luca, però, boh, questa è la mia impressione. Alessandro, ma Alessandro, ah, sì, Alessandro 2, no, 2, proprio il film di Ai su Italia 2, no vabbè, no vabbè, ma, ma le di non ci credo, ma vabbè, che cosa incredibile. Comunque, come vi ho detto, no, il papà si fa un po' i cavoli suoi, per cui tu vivere non mette in bocca all'educazione del figlio, ed el, come vi dicevo, passa tutte le sue giornate insieme al bambino per creare l'uomo perfetto, il bambino perfetto, doveva crescerlo alla perfezione. Tra l'altro eh, la mamma del era parecchio affettuosa, coccolona, patatona. E assicurava sempre il piccolo Charles che lei non lo avrebbe mai abbandonato. Proprio perché pensava che Charles avesse un qualche. cioè fosse partito con una specie di difetto iniziale, difetto di base. Cioè, cazzo io voglio eh, crescere il bambino perfetto. Ma già c'è il trauma della madre che lo ha abbandonato, quindi devo assolutamente sopperire a questo trauma per poterlo, insomma, tappare questo buco e, e, e crescere alla perfezione. Sì, era morbosissima, Gentano, era veramente mor mor morbosissima. E quindi gli ripeteva in continuazione, la mamma non ti lascerà mai, la mamma non ti abbandona, e Charles, sì, mamma, quello che è cuoricino, quindi si crea un rapporto abbastanza morbosetto da parte di entrambi. Però ovviamente, ovviamente dall'altra parte il tuo bambino perfetto deve anche essere figlio unico, certo, figlio unico adottato dalla famiglia borghese, figuriamoci doveva anche essere lui perfetto quindi si doveva impegnare anche lui per dare grandi soddisfazioni alla madre quindi lei era molto esigente e anche molto severa d'altra parte era anche iperprotettiva e paranoica cioè lei era sempre in para che il bambino si facesse male no se fai qualcosa lì poi cadi non ti affacciare la finestra che poi dopo ti buttano giù il vento no non respirare l'aria che nell'aria ci sono i batteri cioè era una, era una roba proprio Fissatissima lo teneva, Perché se avesse potuto lo, 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 lo avrebbe ehm, circondato di Domopak perché è la descrizione di mia mamma. Perfetto, Isabel Iniziamo benissimo. <ride> Iniziamo benissimo. Il babbo sembra l'attore Liv Schreiber. Era questo che pensavate? Comunque sì, un'ansia, un'ansia. Ma poi la madre era ansiosa, cioè ti faceva dire l'ansia, proprio perché lei stessa era ansiosa ed era vittima della sua ansia e di questo suo. Uh, di questa sua proprio mania del controllo e anche mania perfezionistica, uh, comunque lo teneva praticamente in sta campana di vetro. Vi faccio alcuni esempi, non abbiamo tutti gli esempi purtroppo, ma quelli che abbiamo sono notevoli. Cioè, allora, il bambino aveva una dieta. Controllatissima dalla madre, cioè lui, anche quando andava a scuola, non poteva toccare la merendina degli altri bambini, non poteva mai accettare merendine offerte perché lui doveva mangiare benissimo, in modo equilibratissimo. Lei si era proprio fatta consigliare anche dal medico la eh, dieta perfetta per il bambino, per farlo crescere sano e forte. E perfetto, ricordateci questa parola: perfetto, e eh, quindi insomma, lui mangiava solo le cose che gli dava la mamma. Anche mia madre è uguale, ma in realtà ci sta questa cosa che la mamma ci tenga a crescere il figlio perfetto in qualche modo, cioè non il figlio perfetto, però essere la mamma perfetta che cerca di dargli il meglio, almeno fino a che è sua responsabilità, poi dice: Vabbè, quando è grande, poi deciderà lui se prendersi cura di sé o meno. Cosa che stavolta la mamma non ha saputo fare, come ovviamente vedremo, ma eh, ci può stare un impegno, una preoccupazione, una cosa... So... chiaro, bisogna anche capire dove eh, sta il limite, perché come dico sempre, la, la, il limite è eh, dove inizia la libertà dell'altro, insomma, la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro, quindi eh, bisogna anche riuscire a compensare. Questo, questo cuore di mamma, ecco. Cioè, dare il meglio ai figli, ci sta, ma ci sono i limiti. Esatto, esatto, perfetto una cosa, ma qui la situazione è sfuggita di mano. Sì, esatto, cioè lei voleva proprio il figlio brillante, meraviglioso, ambizioso, che raggiungesse grandi risultati, avesse un futuro incredibile, ma fosse anche perfettamente sano. Ovviamente, qui ci dimentichiamo sempre che la salute passa anche dalla mente. E quello che questa mamma non ha mai tenuto in considerazione è proprio la salute mentale di questo bambino e eh, in generale, insomma, di suo figlio. Perché va bene preoccuparsi della salute fisica, mangiare bene e tutto il resto, però eh, c'è anche una profonda ignoranza, anche sicuramente dovuta all'epoca, ma lei non si è mai preoccupata del, del benessere emotivo di questo bambino. Comunque, a parte la dieta, pensate che la mamma quando hanno adottato il bambino ha subito comprato delle capre. E voi direte, ma questa è la paura dei germi. Perché compra le capre per il bambino? Ve lo spiego subito. Perché il latte di mucca era scadente, troppo scadente. Un bambino cresciuto a latte di mucca non va bene. Il latte di capra è molto meglio, molto più eh, salutare per il bambino. Quindi lei aveva queste capre, teneva queste capre a casa per avere il latte fresco da dare al bambino. Cioè, comunque, pensate a proposito di vestiti: che la mamma di Charles gli cambiava vestiti due o tre volte al giorno per tenerlo lontano dalla sporcizia e dai germi. Cioè, eh, se questo metteva il muso in giardino, lei non lo faceva rientrare a casa se non lo cambiava, perché sennò porti dentro i germi della natura, capito? Pazzesco, pazzesco. Tu, lui, per esempio, non poteva toccare i cani, cioè, assurda sta cosa, eh, non poteva, lui, a lui piacevano molto i cani vivi. Capirete, i cani vivi gli piacevano molto, ma la madre gli impediva di toccarli, di salutarli, di interagire con qualunque cane perché, se no, gli portavano le malattie, le pulci, le cose. Tra l'altro, in particolare, era fissata con le cacche del cane. Perché diceva: Se tu tocchi il cane, automaticamente tocchi la merda del cane, e quindi ti viene la polio, ti viene la poliomielite. Povero bambino, eh, infatti, la signora avrà fatto felici. Quelli che facevano i detersivi per il bucato. Sì, ma tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro. Dai, vado dopo sul uh, cani vivi, vi dirò. Ciao Ruma, non so se ti ho salutato prima, però è bello vederti. Che ansia sta donna, madonna, sì. Allora, sentite, sentite, visto che Charles, però, su questo punto dei cani non era molto convinto, più che altro perché quando vedeva un cane, lui partiva e doveva assolutamente salutarlo e interagirci. Quindi la madre, visto che non riusciva a controllarlo del tutto in questo, lo ha portato al Parkland Hospital per fargli vedere i malati di poliomelite mentre soffrivano e gridavano tutto il loro dolore. E praticamente diceva al figlio, guarda, se vuoi toccare i cani va bene, passerai il resto della tua vita qui con loro. Questo cioè, bambino di 5 anni che veniva portato all'ospedale dicendogli se tocchi i cani diventi così, sicuro. Sì, questa è cattiveria. Questo è quando la madre si rende conto di non avere il totale controllo sul figlio e utilizza la manipolazione e la cattiveria per ottenerlo in qualunque modo. Sì, è da rinchiudere. Questa veramente è da rinchiudere. Uh, ah, pensate anche, per esempio, che il nostro Charles in realtà non ha mai avuto problemi di vista nella vita: mai, ha sempre avuto una vista perfetta 20-20. Lei gli faceva indossare gli occhiali comunque, perché non si sa mai. Magari un giorno avrebbe potuto peggiorare la sua vista o avere problemi di vista. Quindi lui doveva indossare gli occhiali di base. Tra l'altro, facendo un danno incredibile. Cioè, questa è proprio l'ignoranza. Perché se tu metti degli occhiali da vista a uno che vede bene, poi lo porti a vedere male. È sbagliatissimo, è tutto sbagliato. Qui è tutto sbagliato. C'è cioè, una cosa veramente folle folle, sì, iperipocondriaco, iperprotettiva e tutto il resto. E lui, bambino, ovviamente, non si poteva rendere conto che tutto questo era sbagliato. Era il suo mondo. Ripeto, ci fosse un genitore normale in questo format, eh beh, non sarebbe questo format. D'altra parte abbiamo capito che i genitori nella nostra vita sono decisivi. Quindi vi dicevo no, che la nostra mamma pancina amava cambiare d'abito questo bambino proprio per impedirgli di avere contatti con i germi e portarseli in casa. Però ogni tanto gli metteva anche dei vestiti da bambina e gli dava una bambola da tenere in braccio. E io questa cosa qui sinceramente non la capirò mai. Cioè, non, non potevi avere il bambino naturale, l'hai trovato adottato, è sano. È, è, è bello, è, è brillante. Cioè, perché lo devi vestire anche la femmina? Cioè Cosa gli manca? Cosa gli manca? Cioè, io, boh, mm, dare traumi random. Questo vuol dire proprio che era super apprensiva, ma non pensava alla salute mentale del bambino proprio per niente. Uh, ok, se da una parte, come vi dicevo, no, era iperprotettiva, affettuosa e tutto il resto. Questo era come Charles doveva stare vestito anche in casa, cioè lui doveva portare la divisa perché era un uh, bravo soldatino della mamma, no? Doveva marciare, doveva essere super ubbidiente. Quindi da bravo bimbo obbediente, si metteva anche la uh, divisa. Lui era sotto, um, cioè era obbligato. A ah, rispettare delle regole rigidissime, cioè, come abbiamo visto, già il non ti sporge la finestra, non toccare gli animali, non toccare nulla che sia sporco, cambiati sempre, eccetera. Gli aveva anche imposto la madre di studiare pianoforte, quando lui ne fregava assolutamente un cazzo questo pianoforte. Ma lei continuava che lui doveva imparare a suonare, lui doveva conoscere la musica, conoscere le arti, gli insegna tutte le arti, eh, la pittura Lo iscrive a dei corsi. E eh, tra, le, tra le regole lui doveva finire sempre tutto quello che aveva nel piatto, doveva finire sempre tutto quello che eh, lei gli diceva di finire di fare, eccetera. Che detta così. Può sembrare una cosa classica, cioè quanti bambini sono stati obbligati a suonare uno strumento o a studiare una qualche materia artistica che non gli fregava niente perché comunque ti aiuta nello sviluppo del tuo cervello, no? E quanti bambini sono stati sgridati se non finivano le cose da mangiare, certo? Ma c'è modo e modo perché questa mamma, se lui disobbediva a una di queste robe, cioè alle ore di studio di pianoforte al giorno, c'è cioè questo bambino, alle elementari. Studiava un'ora di pianoforte al giorno ed è considerato tantissimo. Mamma! Io voglio il risarcimento adesso! <ride> no, scusate, ho un momento madre perché mia madre ha fatto esattamente la stessa identica cosa. Cioè, io studiavo un'ora al giorno pianoforte da quando, se, da quando avevo sei anni, obbligata a stare un'ora sul pianoforte. E qui viene menzionato come una delle punizioni, una delle, delle cose assurde che faceva fare questa madre al bambino. Boh, sì, no, non è tantissimo, dai, anche se ha sei anni effettivamente, però vabbè, non mi sembra una cosa così esagerata. Io l'ho superata abbastanza bene. Comunque, era anche estremamente invadente. Come vi ho detto, le punizioni erano corporali, violente, diciamo niente di. Di fantasioso, se non che una volta questa madre ha deciso di rinchiudere il piccolo Charles quando aveva meno di due anni in una stanza buia per l'intera giornata solo perché lui aveva masticato il suo metro da sarta, cioè ha punito un bambino che aveva meno di due anni non poteva neanche comprendere quello che stava facendo, ma questa è la, la mente della, della nostra Belle. E come dicevo, era anche molto, molto invadente, maniacca del controllo, quindi deve controllare tutta la vita del figlio. E eh, quando lei diceva che era ora di dormire, per esempio di pomeriggio, grazie Can, grazie Millelio, eh, di pomeriggio lei diceva: È l'ora del pisolino, adesso si va a dormire. E magari Charles non aveva sonno, non aveva voglia di dormire. Lei lo legava al posto accanto al lettone e lei si metteva accanto a lui a dormire. Quindi magari lui rimaneva lì a fissare il soffitto per le ore, però eh, lo legava al letto e ci si sdraiava accanto. Come vi dicevo, era una madre ambiziosa che sognava che il figlio potesse avere successo e eh, gli ha insegnato così tanto a scrivere, a leggere, a disegnare, a contare, l'aritmetica e le scienze prima della, della sua prima elementare. Tanto che quando lui è arrivato all'elementare all è stato spostato di due classi perché sapeva già tutto. Perché lui la prima e la seconda elementare gliel'aveva fatta fare a sua mamma. Ehm, praticamente insegnandogli tutto, no? E in più lo portava in chiesa ogni domenica, ovviamente, perché ogni famiglia ben pensante deve farsi vedere in chiesa ogni domenica. Insomma, questa duplice natura fa in modo che arriverà ad odiarla. Esatto, argentano. Bambino prodigio, ma perché spinto in culo. Cioè, non è che avesse un talento di base. Cioè, è, è stato cresciuto come quei bambini cinesi che vedete che diventano dei, dei geni piccolissimi perché hanno i genitori che li tengono 18 ore a studiare al giorno. Cioè, è, è questo. Grazie, Cyrus. Grazie mille. Ha fatto chirurgia poi magari. Adesso vedrete, adesso vedrete, adesso vedrete. Beh, diciamo che questa duplice natura della madre fa crescere in Charles sia un estremo amore, estremo odio nei, miei, nei confronti di sua madre, ma eh, diciamo che a sommi capi lui la odiava più inconsciamente perché, consciamente, è sempre stato grato alla sua mamma per tutto quello che gli ha dato, per l'educazione che eh, gli ha dato, per avergli insegnato le buone maniere. Lui ha sempre parlato bene di sua mamma. Però indubbiamente un trattamento di questo tipo lo ha fatto soffrire e quindi sicuramente nascosto in fondo al suo cuore c'era una grande dose di odio per questa donna. E chiaramente come noi sappiamo, la maggior parte delle volte i figli si creano, soprattutto i figli maschi, si creano un'immagine della donna come diciamo archetipo nella nostra mente. Simile a quello della madre e quindi lui ha introiettato dentro di sé l'immagine di uh, donna uh, che si prende cura, che dà amore, una grande fonte d'amore e di protezione, ma dall'altra parte anche fonte di dolore e ingiustizia nei suoi confronti. Quindi cresce proprio con una duplice visione delle donne. Introiettato, sì, introiettato, esatto. <ride> Allora, vi parlo un pochino della vita di Dell. Cioè, Dell in generale viene vista. Dell era il nome della mamma, eh, si chiama, ha scritto Delle. Eh, è una donna molto cupa, viene descritta come una persona estremamente eh, ombrosa. E lei era una donna frugale. Cioè, per quanto la famiglia stesse bene. E i soldi non mancavano. Lei non comprava mai niente per sé, non comprava mai nulla che fosse un minimo di inutile, solo lo stretto necessario. E eh, lei girava con questi abiti vecchi: non si comprava mai un vestito nuovo, questi abiti logori. E qui diciamo: e cioè qui mi viene anche da dire: ma cioè, aspetta: sono ben pensanti da una parte. Quindi vogliono fare bella figura col vicinato, poi vedremo che ci tiene moltissimo le apparenze ma non alle apparenze diciamo estetiche oppure mi viene da pensare che eh, lei ci tenesse alle apparenze proprio dimostrando al mondo, al mondo quanto lei si sacrificasse per il figlio quindi forse questa è l'apparenza che voleva dare ecco che voleva trasmettere comunque la ricordano perché boh dicono andava sempre in giro con la stessa sciarpa in testa e io ho subito pensato a Osho, cioè me la so immaginata andare in giro come Osho, però vabbè. Comunque questa lesinava sui pasti, sulle razioni dei pasti e risparmiava veramente su qualunque cosa. Pensate che era arrivata a raccogliere persino le vecchie ossa che il macellaio gettava nella scatola da mangiare ai suoi cani. Lei eh, le sottraeva ai cani, poveri cani, insomma, cioè odiava i cani veramente, le sottraeva dalla ciotola dei cani perché le avrebbe usate per fare delle zuppe? Cioè, io credo che neanche i barboni arrivino a fare una roba del genere. Cioè, capite a che livello era ossessiva? Beh, appunto. Forse essere anche depressa, aveva qualche forma di malessere psicologico Sì, sì, l'hanno descritta come una persona triste, sciatta e probabilmente anche depressa Però c'è anche da dire che è vero che la depressione ha mille volti, mille sfaccettature e mille manifestazioni Però, d'altra parte, lei ha molta energia da impiegare sul figlio C'è un po' come se lei si fosse spenta per far luce solo sul figlio Come se vivesse in funzione solo del figlio e lei non esistesse più piuttosto chiedi le ossa al macellaio che te le dà volentieri e eh no che dopo fai una figuraccia invece la vai a rubare quando non ti vede nessuno comunque Del dà un grande insegnamento a suo figlio che è una cosa che io ho riscontrato molto spesso questo grande insegnamento è o ti rivolge alle persone con estrema educazione e gentilezza e a seconda di quello che hanno da dire o se hai qualcosa in contrario, o qualcosa che non va, o qualcosa da esprimere in maniera non gentile, stai zitto. Devi stare zitto. Regà, questo è il modo migliore per crescere un figlio privo del dono dell'assertività. Che, come spesso vi dico, è fondamentale nella vita l'assertività perché è quella capacità di poter esprimere in maniera né passiva né aggressiva i propri bisogni agli altri. Quindi in qualche modo. Non imporre i propri bisogni, che sarebbe in modo aggressivo, ma nemmeno sempre eh, non saperli esprimere per non eh, disturbare gli altri. Quindi lui nella sua vita sarà sempre un ragazzo e anche un adulto incapace di eh, confrontarsi con gli altri, incapace di eh, cedere a un conflitto. Cioè, lui, per esempio, lo hanno descritto e qui io mi ci rivedo tantissimo. Eh, lo hanno descritto come un uomo estremamente remissivo e che quando vedeva l'ombra di un possibile conflitto con qualcuno scappava. Ma proprio lo hanno visto anche eh, ritirarsi a gambe levate, pur di non rispondere per le rime a persone che lo insultavano e gli mancavano di rispetto. Sembra la storia della mia vita. Ve la racconto perché io trovo molti punti in comune anche nella mia. Non ti facevo remissiva? Allora, io ho imparato a non esserlo, ma è stata la, la psicoterapia, altrimenti lo sarei stata tantissimo. In realtà lo sono ancora. Eh, diciamo che di base, se qualcuno vuole litigare con me, mh, non mi trova per sei mesi, perché questo è il mio, è il mio modus. Però c'è una cosa da dire: nel momento in cui eh, vengo toccata su punti. Particolarmente sensibili, eh, oppure qualcun altro a cui voglio bene mi hai toccato, soprattutto in quel caso, allora divento veramente una bestia. Ma, una, ma non, non, non ci vedo più. Poi quando succede vengo avvolta dalle fiamme dell'adrenalina e non so quello che sto facendo perché per me è una cosa totalmente aliena dovermi difendere o dover eh, combattere in qualche modo perché sono sempre stata peace in love, ma sì, ma zen, ma se mi insulti io mi giro dall'altra parte. Sempre è stata così. In alcuni rari casi ho tirato fuori le palle. Ma vi assicuro che faccio una fatica a tirar fuori quelle palle che neanche Charles con le palle degli occhi, veramente. Ehm, Beh, no, in, in, di solito non è che sono remissiva, ma di solito sono evitante. Ecco, evitante è il termine giusto. Grazie, Stickers! Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Cioè, litigare con me è un po' come dare i pugni nell'acqua. Cioè, non, non, ha, non, non, non permetto all'altro di poter litigare con me. Però, sì, esatto, infatti la storia, Quella storia lì, Ramona, mi ha stupita. Cioè, io mi riguardo in quei video e dico: Ma che cazzo è quello? Ma che cazzo? E non mi ci riconosco, a momenti, Ma perché lì proprio sbroccato di brutto? Cioè, a me quando mi, mi si toccano le famiglie delle vittime, non ci vedo più. Comunque, la mamma gli insegna anche una cosa molto importante. Gli insegna il rispetto per le donne. Dice. Bimbo mio, caro Charles, le, le donne non si toccano neanche con un fiore. E per convincerlo del fatto che il sesso fosse una cosa brutta, ma soprattutto una cosa brutta nei confronti delle donne, perché eh, se tu vuoi fare sesso con una donna allora sei un uomo cattivo, gli ha raccontato come il padre Fred si comportasse con lei durante il sesso. Questa cosa è non, non sbagliata, è, è, è di più, di più. Tu, tutto sbagliato. Cioè, lei gli dice che Fred era molto avido sessualmente con lei e che lei era profondamente disturbata dal fatto che ogni volta che doveva cambiarsi in camera da letto e si spogliava rimanendo anche solo in mutandine reggiseno lui cercava di agguantarla, afferrarla, buttarla nel letto e fare le cose e lei era molto disturbata da questo atteggiamento estremamente avido del marito che, che schifo cioè io voglio dire, regà, ehm, non lo so trovamela una coppia sposata di 50 anni che eh, vive così però lei si lamentava e praticamente lui, lei gli ha detto, tu non dovrai mai diventare come tuo padre, capito? Non dovrai mai fare queste cose alle ragazze, mai. E tra l'altro, insomma, beh, Charles ovviamente qui era bambino, man mano che crescerà, quando sarà un po' più ragazzino, verso i suoi 18-19 anni, eh, comincia a uscire con qualche ragazza ogni tanto, a qualche appuntamento. <ride> e ragà, la mamma lo accompagnava agli appuntamenti. Cioè, questa cosa è pazzesca. Cioè, loro non avevano l'automobile, quindi praticamente chiamavano il taxi per andare all'appuntamento e lei saliva sul taxi con lui e praticamente li seguiva da qualche metro e ogni tanto interagiva anche lei con loro due mentre parlavano durante l'appuntamento. Questo è troppo, assolutamente, <ride> assolutamente. Pensate che in alcuni casi. Quando, per esempio, dovevano andare a prendere la ragazza a casa, quindi partivano col taxi, passavano da casa della ragazza per poi andare in centro, lei in quelle occasioni scendeva dalla macchina per andare dai genitori a rassicurarli sul fatto che il suo figlio non avrebbe mai toccato la loro bambina. Io veramente non lo so, non lo so. Ma gli metteva anche il preservativo al figlio? No, perché lui non avrebbe mai dovuto uscire il pipo. Nella sua testa, lui, lui non doveva uscire, questo Pippo, però ecco, insomma, in questo, eh, in questo contesto di rapporto madre-figlio estremamente strambo c'erano dei momenti molto piacevoli, proprio di vera condivisione madre-figlio, in cui lui veniva stimolato eh, creativamente, non pensate male, e lei condivideva con suo figlio una passione artistica. E qual era questa grande passione artistica che avevano in comune? La tassidermia, ovvero impagliare animali morti. Perché? Perché la tassidermia. Come non essere madre? Un libro di Dell Albright. Esattamente. Praticamente la madre, già di suo, aveva la passione per la tassidermia. Ma eh, non aveva mai pensato di trasmetterla a un bambino così piccolo. Ma cosa scopre? Scopre, ovviamente, perché lei spiava suo figlio quando giocava in giardino. Scopre che eh, suo figlio um, uccide piccoli animali. Si diverte a uccidere piccoli animali. E uccidere gli animali. Voi sapete che il primo sintomo del serial killer è uccidere gli animali, fare del male agli animali. E lei non è che pensa come ogni madre dovrebbe pensare, cavolo, forse mio figlio sta maturando una rabbia dentro e la sfoga così, con della violenza, forse c'è qualcosa che non va. Cerchiamo di capire cosa c'è che non va, perché ragazzi, non è normale che un bambino uccida degli animali. Non è normale. Se sono... Insettini, robe, ok. Ma che si metta d'impegno per catturare degli uccelli, degli scoiattoli, per scoiarli. no, raga, non è la curiosità evolutiva, ok? Ehm, e lei dice, lei lo guarda alla finestra e fa, Ah, il mio bambino, già con questa passione per la tassidermia. È giunto il momento di iscriverlo a un corso per corrispondenza. E quindi è questo quello che farà, cioè lo iscrive a questo corso per corrispondenza. Lei, diciamo che sapeva impagliare alla bell'e meglio, non era un'esperta, ma studia con lui la tassidermia e insieme diventano super bravissimi. Lui, ovviamente, diventa ancora più bravo della madre quindi il loro hobby era andare in giro per il vicinato a uh, cercare carcasse di animali già morti vabbè così dicono le fonti ma secondo me sono le droghe non è che trovi animali morti nel vicinato in continuazione eh? cioè, tutta sta gente che trova gli animali morti poi tra l'altro non investiti schiacciati, cioè in ottime condizioni devono essere per essere impagliati quindi boh ma lasciamo il beneficio del dubbio e eh, insomma, li portavano allo scantinato, li aprivano, li svisceravano, li riempivano di quello che va riempito. Insomma, non, non sono un'esperta del settore e li ricucivano. E c'era un ultimo step particolarmente caro al nostro Charles. L'ultimo step era l'estrazione degli occhi, cosa nella quale lui divenne un vero esperto anche <ride> gli occhi gli occhi ma i, i tassidermisti gli imbalsamatori non so bene come chiamarlo solitamente sostituiscono gli occhi veri con delle biglie in vetro o in altri materiali che eh, appunto vanno a sostituire l'occhio vero no ed erano delle biglie molto affascinanti molto molto belle di cui ovviamente il nostro Charles era estremamente affascinato, no? Però queste biglie costavano troppo per la mamma di Charles, che gli permetteva di eh, fare tutto questo lavoro di tassidermia, ma le biglie erano un vizio, era una cosa inutile, e quindi lo obbligava a concludere i lavori di tassidermia con i bottoni che trovavano in casa. E quindi lui aveva questo incubo. Di creare questi meravigliosi, queste meravigliose opere, perché comunque era davvero molto bravo a fare gli animali impagliati, e non poteva dargli lo sguardo, non poteva dargli vita. Cioè, a lui sembravano come Corline, esattamente come Corline. E, eh, e lui li vedeva sempre morti, cioè, non riusciva a eh, concepire il fatto che potessero vivere per lui, avrebbero vissuto solo con quelle biglie, con quegli occhi. E quindi cosa faceva il piccolo Charles, che adesso comincia a farci davvero tanta tenerezza? Il nostro piccolo... Dove ho messo quella foto là? Scusate, eh, faccio un po' di spoiler di foto. Ah, oh, eccola. Il nostro Charles avrebbe sempre desiderato comprare eh, quelle biglie. E quindi cosa faceva? Andava, prendendo l'autobus, andava in un negozio di tassidermia e passava le ore a passare la mano tra le biglie. E toccarle lui le poteva solo toccare se sì, questo è un occhio di capra ma eh, cioè sono diverse di tutti i tipi però capite che eh, è silvia l'occhio creepy <ride> silvia io cambierei il logo comunque <ride> fatto sta che eh, cioè lui era proprio il feticcio del bambino avete mai avuto dei feticci da bambini cioè quegli oggetti insoliti che però per voi erano estremamente affascinanti e quasi idealizzati, una sorta di oggetto che vi fa sentire in voi stessi se ce l'avete tra le mani. Solitamente, magari si sì, ha. Ah, esatto, sì, la, la colla, i colori, o possono essere i peluche, un giocattolo in particolare, Dino, esatto, Elio, per te, Dino, e le biglie, anche le biglie di vetro, è un classico. Ecco, se un oggetto di questo tipo. La madre te lo nega per tutta la tua esistenza e se mai te ne trova uno per le mani te lo toglie, è come se ti togliesse te stesso da te. E che cosa succede a Charles? Che lui si fissa proprio con questa cosa che per lui è simbolo di vita ed è anche simbolo di, di se stesso un po'. È, è, è il suo feticcio, è quello che lo, lo fa sentire se stesso. E quindi poi capiremo che togliere gli occhi diventa un elemento importante. Mia madre mi negava i brillantini perché li spargevo per casa. Maledetta, eh? Maledetta. Comunque qua abbiamo una foto del giovane Charles, quando diventa un po' più adolescente, diciamo, adolescente, giovane adulto. Uh, comunque sia, Charles per frequentare il college, che più o meno è questa l'epoca. Per frequentare il college si trasferisce a Conway in Arkansas, quindi va in un altro stato. E eh, tra l'altro, insomma, era anche parecchio sollevato di togliersi un po' da casa. Ora capiamo che il nostro Charles, come spesso succede ai figli di madri o padri molto apprensivi, molto controllanti, molto invadenti, cercano la soluzione appena possono andarsene da casa il prima possibile, proprio perché sentono e hanno una gran voglia di farsi i cazzi loro e quindi lui si iscrive a questo college più lontano possibile dalla madre e eh, per quanto in realtà lui mantenga sempre una grande dipendenza da sua mamma eh, dipendenza psicologica no, la mamma non l'ha seguito lui eh, quando comincia il suo primo anno di college è bravissimo in realtà è sempre stato molto bravo a scuola, molto brillante anche perché in casi contrari sua mamma ogorcava ogorcava ed era anche un bravo atleta, come potete vedere qua, lui giocava a football ed è stato anche allenatore di squadre di football, quindi era parecchio bravo. Tra l'altro, era anche un tipo brillante e carismatico, tutti quanti erano convintissimi: professori e compagni, genitori di altri, insomma, chiunque lo conoscesse, erano tutti convinti che avrebbe avuto un futuro meraviglioso davanti. Infatti ben presto diventa anche uno dei ragazzi più popolari del college. Lui era, sì, era incredibile perché era completo, era una combo di tutto. Era un campione nello sport, era bravissimo in tutte le materie e faceva anche roba extrascolastica come per esempio imparare le lingue e le arti, la poesia, la pittura, tutto, sapeva fare tutto. Ed era l'invidia di molti effettivamente. Io ho messo gli occhi finti a dei vecchi orsacchiotti di peluche. Oddio! Ma tu sai fare gli orsacchiotti, Elisa? Perché io impazzisco per i peluche. Comunque, eh, lui diventa presidente del club di francese. È il responsabile dell'annuario della scuola. È considerato un manzo. Anche se io continuo ad avere i miei dubbi, però degustibus. È considerato un manzo e quindi piaceva a tutte le ragazze, era l'invidia di tutti i maschi, eh, piaceva proprio ai professori, era perfetto. Tra l'altro, ecco, anche mantiene no, questa sua eh, come dire, aura di religiosità, cioè lui è sempre stato credente, almeno praticante, perlomeno. Quindi era membro del coro della chiesa, era, insomma, come ho detto, giocava a football, le aveva tutte. Tra l'altro era anche membro delle confraternite, quindi tutt'altro che il bambino bullizzato. Ok, cioè qui il bullismo proprio non lo vediamo manco per sbaglio. Lui era un figo, è sempre stato un figo. E il temporale è arrivato anche in Toscana, vi avviso, che i toscani preparatevi che riva. <ride> Grazie per le, le informazioni sul meteo. Sì, era super popolare, veramente super popolare. Abbiamo gli stessi gusti sugli uomini. Ah, oh, ce li andremo a mangiare insieme. Allora, Chiara, ti invito a una cena di uomini. Comunque, eh, lui ha una certa. Si iscrive nella, nel suo college a un corso di disegno. Perché, ovviamente, le cose faceva tutte extrascolastiche in continuazione. E il professore d'arte rimase così colpito dal bell'aspetto di Charles. Cioè, quanto era bello che gli fece fare il modello della classe. Sostanzialmente eh, cioè, lo fa denudare e lo fa mettere lì per far disegnare a tutti il suo pippo. Adoro. Ma Charles, ragazzi, non era soltanto un bravo ragazzo perfetto in tutto, era persino il classico ragazzo americano di confraternita che eh, partecipava alle burle, ne organizzava lui, cioè era uno che andava alle feste, era super simpatico. E a parte scopare, faceva tutto ok. Comunque, una volta, eh, una volta ha pensato di fare lo scherzone del secolo perché, poi vedete, era anche l'eroe dei suoi compagni: cioè ha scassinato l'armadietto nell'ufficio del professore di fisica. E ha rubato quello che era noto come l'esame di fisica inarrestabile o insuperabile. Cioè, tutta la scuola temeva, in particolare, quella prova di uh, fisica. E quindi lui entra, riesce a scassinare l'armadietto, prende la verifica, va in centro, fa le fotocopie. Rientra a scuola, rimette la verifica nell'armadietto, rimette a posto l'armadietto e distribuisce le copie a tutti i suoi compagni. E la cosa assurda è che il professore lo ha saputo solo quando hanno scoperto che Charles è diventato un serial killer e lo ha detto: non se n'è mai accorto. E questa cosa, ovviamente, potete capire che eh, cioè, lo faceva diventare l'idolo dei compagni, eh? quindi capite, insomma, un, un, un giovane davvero meraviglioso. Però Charles aveva anche un po' un lato scuro, perché diciamo lui era sempre molto impegnato a fare una buona impressione sugli altri, ad impressionare i coetanei e per questo era veramente disposto a tutto, anche a fare cose antisociali, come per esempio rubare dai negozi o dare fuoco alle cose. Quindi niente, abbiamo l'abienza eh, sugli animali, il fuoco alle cose, il furto. E eh, insomma la ricetta comincia a essere completa: la mamma speciale, le mammissius e via. Manca solo il bullismo. Amo ah, i i mercatini di antiquariato dei giocattoli. Che bello! Sì, guarda zietto, mi piace anche a me queste cose. Piromania! Non era piromania, perché il piromane lo fa in preda a un bisogno, una pulsione sua interna. Lui queste cose le faceva per impressionare gli altri, cioè per far vedere che per lui non c'erano limiti, che aveva coraggio di fare tutto, no? Coraggio di fare tutto che alla fine del primo anno lo portò ad essere arrestato. Arrestato per essere un membro di un giro di furti tra studenti, quindi lui rubava anche all'interno del college dei dormitori e eh, insomma è stato beccato in flagrante, insomma cioè, c'erano le prove del fatto che lui avesse rubato in ben tre negozi e eh, per un valore di centinaia di dollari, quindi immagino adesso non, non una cifra esorbitante, però viene arrestato. Chavi ha sempre giurato di non aver mai rubato niente, che non ha mai fatto niente. Sapete com'è andata in realtà? Poverino Charles, è stato incastrato lui perché in realtà erano stati gli altri ragazzi a rubare quella merce e gli avevano chiesto di poter conservare questa merce nella sua stanza, nel dormitorio e lui, povero piccolo Charles. Ingenue, gentile, sempre disposto a dare una mano ai compagni, non si è certo tirato indietro, non ha nemmeno chiesto da dove proveniva Quella merce. No, lui l'ha nascosta nel suo dormitorio, ma non è la sua, è la loro, capito? Come quando Tua mamma ti becca con le sigarette nella borsa la prima volta. No, ma le tenevo per una mia amica <ride> Meraviglioso, meraviglioso. In che anno siamo ora? Beh, lui ha 18 anni e... Ed è nato nel 33, fa un po' i conti. Ok, ok, stasera abbiamo un, un darwin super speciale. Mi hanno preparato un darwin speciale, ok, ma il suo carisma era finto. No, 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 lui era vero. Anzi, il carisma forse era proprio il suo talento naturale. Diciamo che è cresciuto. In una sorta di realtà nella quale gli è stato insegnato a dover sempre fare bella impressione e a non dover mai mostrare i lati, diciamo, uh, difettosi della propria personalità. Quindi, se vedrete, lui non si prende mai una responsabilità, che sia una, lui tuttora, adesso poverino è morto, ma fino a due anni fa che era in vita, lui si è sempre detto innocente, lui è ingiustamente carcerato, capito? Mai ha ammesso di essere il, il serial killer e di aver commesso gli omicidi per cui è stato accusato, quindi capite che eh, si mantiene tale lui, lui è sempre vittima di tutti. Insomma, la mamma di Charles, quando ha saputo dell'arresto, è impazzuta, ovviamente, è corsa in Arkansas e subito ha cominciato a cercare delle soluzioni. Prima è andata dai negozianti cercando di fargli ritirare la denuncia in cambio di un risarcimento rispetto a, alle perdite e alla merce rubata, e, ma gli hanno detto no. Eh, poi va dal giudice, ragazzi, va dal giudice. E chiede al giudice di poter essere lei, l'avvocato del figlio per difendere il figlio in aula, e il giudice gli ha detto, uh, Ok, ma uh, hai l'abilitazione a fare l'avvocato. No, io sono una casalinga e allora fa culo. Cioè lei vuole fare l'avvocato al figlio. Follia, e addirittura quando è stato condannato, perché poi si farà un anno di prigione. Del ha cominciato a strapparsi le vesti in senso metaforico, ovviamente. E a chiedere al giudice di mettere lei al posto del figlio in prigione. Per lei era abbastanza verosimile, che dice: Guarda, me lo faccio io l'anno di prigione al posto del mio figlio, e va bene uguale, no? Oh, dai. Cuore di mamma lei, cuore di mamma. E insomma, e il giudice le ha detto... Esatto, <ride> sul Goodman's Post. Insomma, il giudice gli ha detto, insomma, lei si droga, vede i draghi, quindi... Eh, no, assolutamente, è Charles che deve scontare il suo anno. Allora, lei torna in ca a casa con le pive nel sacco, non sapendo, insomma, più come gestire la situazione, l'unica cosa che gli era rimasta da fare era... Nascondere la verità, cercare di non fare brutta figura. Quindi quando lei eh, torna mm, in, nel suo quartiere, racconta a tutti che Charles era andato a studiare all'estero. Eh, insomma, si era inventata una stronzata per giustificare l'assenza di un anno di suo figlio, che ovviamente assolutamente non era un criminale in carcere per furto, assolutamente. Ok. Succede durante gli anni del college, poi dopo lui esce dal carcere, si riminchia e riesce a finire il college. Comunque, durante gli anni del college c'è un suo compagno, tale Andrew, che racconta di un episodio che non dimenticherà mai nella sua vita. E io vi giuro che fossi stata nel suo compagno di stanza, Andrew, mi sarei spaventata a morte. Praticamente Charles divideva la stanza con questo Andrew in dormitorio e Andrew era fidanzato con una bellissima ragazza di eh, orientale che aveva questi stupendi occhi a mandorla che Charles amava, amava gli occhi di questa ragazza, non la ragazza, lui era incantato dagli occhi a mandorla perché era la prima volta che li vedeva su una donna dal vivo e erano su questa, su questa studentessa. Andrew però è un ingrato perché un bel giorno molla la ragazza orientale per mettersi con una ragazza nuova che agli occhi di Charles non aveva gli occhi altrettanto belli. Anzi, eh, comincia a odiarlo Andrew per aver trattato male quella ragazza. Quindi che cosa fa? Fa eh, per esempio, non lo so, vada a questa ragazza per consolarla e fare il consol rimorchio. Cioè approfittare del momento di debolezza per ah, piazzare la mossa mascolina O magari diventa, non so, uh, cerca di parlare col suo con compagno e cerca di capire No, 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 lui vuole vendicarsi, anzi vuole vendicare gli occhi di questa ragazza Quindi che cosa succede? Andrew una sera stava riguardando le foto della sua nuova ragazza e dopo aver cestinato, ovviamente, tutte quelle vecchie di quella, della, della, della ex. E mentre guarda queste foto, nota che c'è qualcosa di strano. Si accorge che al posto degli occhi della nuova ragazza c'erano gli occhi a mandorla della sua ex in tutte le foto. Ma tagliati alla perfezione, anche questo c'è cioè, un lavoro minuzioso che questo si è preso le mini pinzette, il, 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 tele, cioè, il, il microscopio per fare sto lavoro, no? Gliel'aveva aveva cambiate tutte, tutte le foto aveva sostituito gli occhi della, della nuova ragazza con quelli della ex. <ride> Scappa, <ride> ti prego scopa Charlie, scopa, esatto. <ride> Esatto, esatto Ti prendo come una tedesca mora Però non dirlo al mio ragazzo che si sospettisce Va bene, Tavos, sei una creatura perfetta Sei una creatura perfetta Alestrax, grazie mille per la sub Grazie mille Art Attack, sì, gli hai preso l'Art Attack, no? Così Ma la cosa più bella è che dopo Dopo che si è accorto di questa cosa Andrew si alza per andare a pisciare, no? Quindi si alza, va in bagno Così, si apre eh? Poi alza lo sguardo e Vede che il bagno è tappezzato di occhi della sua ex. Li aveva incollati ovunque e, e poi scopre che li aveva incollati anche al corridoio della scuola ovunque ed è diventato impazzito. Cioè, veramente. Uh, tutti quanti, ovviamente, avendo un'altissima reputazione di uh, Charles. Quando eh, viene da pensare che possa essere stato lui, nemmeno ci credono. Perché dicono, ma Charles, cioè è perfetto, è incredibile. Vuoi mo che sia così malato da aver fatto una cosa del genere? Se anche è stato lui, è stata una delle sue burle, dai. Nessuno l'ha presa come una cosa inquietante quanto avrebbe dovuto. Grazie Mardol, grazie mille. E questo secondo me è dovuto anche proprio alla all'ignoranza rispetto alla salute mentale cioè ehm, prima di capire che c'è un problema dovevi cominciare a parlare da solo e vedere persone che non c'erano altrimenti eri, era tutto sano era tutto a posto carta da parati rapporto mm, beh diciamo quasi sì cioè lui non, non era tanto legato al concetto di sesso quando, proprio il concetto dell'occhio, cioè l'occhio, lui voleva l'occhio, cioè era, era fissato con le palle degli occhi proprio. Charles, insomma, ve ho detto no, dopo il suo anno di carcere, si rimette in carreggiata e pare studiare eh, così tanto da finire il college, andare all'università e addirittura prendere due master in biologia e in scienze naturali e lui maturava questo suo grande sogno di diventare un chirurgo e c'era proprio la fissa che lui voleva fare il chirurgo. A 36 anni però ottiene una cattedra come professore di biologia al liceo, un liceo di Crandall che è vicino al, um, ad Dallas in realtà. Gli studenti, quando lui entra in, in classe, diventano scemi. Cioè, eh, praticamente pia piaceva veramente a tutti: i maschi lo adoravano per le sue capacità eh, carismatiche di insegnamento. Le donne, le ragazze, le studentesse lo trovavano estremamente sexy, mascolino e affascinante. Cioè, pensate che i ragazzi li affascinava perché durante le gite lui poteva recitare in latino impeccabile tutti i nomi scientifici di ogni pianta che incontrava. E ora, magari per noi parlare un latino impeccabile a livello di pronuncia può non essere così difficile, essendo l'italiano forse la principale lingua latina, anzi, sicuramente la principale lingua latina, per un madrelingua inglese americano non è una cosa semplice. Quindi. Tenete d'occhio anche questa differenza, no? Lui, eh, tra l'altro, era un po' come dire l'eroe perché, quando era nella natura, era quello che eh, spaccava tronchi marci, faceva vedere che all'interno c'erano gli insetti, e poi, come timone pumba, se li mangiava. No, non li mangiava, però poteva elencare tutti gli insetti, i nomi, la loro vita, come funzionava il loro biomondo, eccetera. E lui a scuola andava a scuola con una corvette verde e indossava sempre delle scarpe di pelle di lucertola ed era sempre vestito in maniera estremamente bizzarra ed elegante. E quindi faceva un po' il, il professore, come dire? Il professore affascinante, il professore. Esatto, un nerd carismatico. Quello così. Sta piovendo a Bari. Grazie mille per l'aggiornamento meteorologico. Insomma, le studentesse praticamente erano un lago, quando passava lui un po' dandy, bravi. Eh, erano un lago e gli scrivevano in continuazione lettere d'amore, ma lui si manteneva, insomma, bravo, diciamo. Fino a che il preside non venne avvertito dall'università che eh, Charles diceva di aver frequentato, che in realtà Charles non aveva mai frequentato l'università. Cioè, tutti i titoli che aveva presentato al preside per essere assunto nella scuola, i master, la laurea, erano tutti falsi. Cioè, lui in realtà non si era nemmeno mai laureato. Quello che aveva fatto era mettere in atto le sue, le sue abilità criminali. Cioè, si era introdotto all'interno degli uffici dell'università, aveva rubato i documenti e la macchina da scrivere, aveva rubato anche la macchina da scrivere in modo tale da poter falsificare i documenti utilizzando lo stesso identico font e aveva anche falsificato tutte le firme no, Genio era un genio però, cioè, veramente, veramente <ride> l'idea di rubare la macchina da scrivere per usare lo stesso font, cioè wow insomma, scoperto l'inganno il preside comunque disse senti Charles, sei troppo bravo sei comunque troppo bravo. Anche perché Charles lui ammette subito l'inganno, no? E dice: Vabbè, però, cioè, come professore sono bravo, cioè, anche se non ho i titoli, lasciami lavorare. E il preside disse: Sì, hai ragione perché hai talento. Chi se ne frega del foglio di carta? Tu sei un bravo professore. La cla le classi che stai seguendo stanno facendo dei salti di qualità incredibile. Ciao, Giusy, tanto amore, che bello vederti. Spero tu stia meglio. E. Um, e quindi insomma gli concede questa seconda possibilità di insegnare anche senza titoli. Cioè, tipo, non so se avete visto la serie Sweets, cioè il ragazzino era talmente in gamba con questa sua memoria che memorizzava tutto quello che c'era di giurisprudenza che alla fine hanno cercato di fare le gabole no? per assumerlo lo stesso nello studio di avvocati. Però succede questa seconda possibilità la butta nella merda perché eh, verrà beccato alla stazione dei treni con delle valigie piene di materiale scolastico rubato comprese le mazze da baseball dell'allenatore della squadra di football cioè dell'allenatore di quello di educazione e fisica e questo è strano cioè anche lì lui non è che abbia rubato delle cose di valore ha rubato del materiale scolastico, ma a quel punto si è giocato totalmente il lavoro. Quindi, eh, troppo tardi per Charles eh, fare davvero un percorso all'università, per prendere davvero quei fogli di carta e farsi assumere davvero da un'altra scuola. Insomma, come vi dicevo, ormai era troppo tardi per Charles per ricominciare il percorso all'università, per studiare medicina come voleva. Nel frattempo, tra l'altro, si era anche sposato con la sua fidanzata Betty. E uh, aveva appena dato alla luce questa, questa Betty, la loro prima figlia. Figlia che non verrà mai più nominata nella storia di Charles, quindi io non so, immagino sia stata con Betty poi, ma uh, questa bambina veramente non se l'è mai cacata. Questo Charles, molto probabilmente perché aveva capito da suo padre che i padri non, non hanno responsabilità nell'educazione dei figli, quindi se ne è abbastanza sbattuto le balle, credo. Uh, quindi Cesone lo ha fatto, sì Cesone lo ha fatto ma con la fidanzata moglie, poi dopo tutto il regalo, quindi non, non dubito che abbia anche aspettato il matrimonio, secondo me, eh? comunque meglio per la bambina, sì, credo di sì. Insomma, a questo punto lui è senza lavoro, quindi decidono di tornare a vivere nel loro vecchio quartiere, dove lui abitava con la sua famiglia, il vecchio quartiere di Dallas, e andrà a vivere in una casa. Poco lontano da quella dei suoi genitori. Così ancora una volta si riavvicina a mamma. no? Ancora una volta, ovviamente, nessuno nel quartiere sapeva che cosa fosse successo a Charles perché fosse tornato a casa e del suo fallimento dei... delle lauree fake e tutto il resto. Charles era disoccupato mentre Betty lavorava. E lei faceva l'insegnante di inglese, se non sbaglio. Mammina, dove sei? Aiutami. Esatta, esattamente, a mamma, esattamente. Ma eh, insomma, questa mamma si inventava un po' ogni storia per i vicini per far sembrare che Charles in realtà lavorasse quando invece era disoccupato. Ma i vicini sapevano che lui era talmente brillante, talmente intelligente. Che avevano dato per scontato che a lui non servisse un classico lavoro con orari normali, non so, dalle 9 alle 17. Lui, qualunque ora lo vedevi, comunque era un uomo impegnato. Lui chissà che cosa farà di incredibile. Lui è un essere superiore e noi non possiamo comprendere. Cioè, i vicini davvero ci credevano a sta cosa, no? Quando in realtà lui viveva dei soldi della moglie e di quelli di mamma, perché a questo punto mamma gli passava il denaro. Non per comprarsi gli occhi per la tassidermia, quello no, però perché non, non trova un lavoro e non si dà da fare, ha sempre mentito sui suoi titoli universitari, allora sì. Charles, quindi, da buon viziatone eh, che si crede sto grandissimo cazzo, si butta sempre in progetti e lavori diversi. Allora, vi faccio un breve elenco di tutti i lavori che farà dai 36 ai 40 anni. Ha lavorato come designer per un'azienda che costruiva aeroplani, ha lavorato come illustratore in una società di brevetti, ha lavorato aprendo uno studio di falegnameria, un laboratorio di falegnameria dove era un falegname apprezzatissimo. Ma poi gli scoccia. Ah, sappiate che in tutti questi lavori lui era bravissimo, eh. Cioè non è che ha avuto problemi di uh, non ho i titoli, non ho esperienza. no, lui era sempre bravissimo in tutti i lavori, ma era lui che non si sentiva adatto e quindi cambiava lavoro spesso. Grazie Elisabetta Liccata, grazie mille, Vedo sono troppo superiore per questa professione, grazie Elisabetta per le tue parole, grazie mille, grazie mille, tanto amore. Sì, eh, è che fare tutto. È, un sbrone, è che di fare tutto. C'era solo lui. Comunque, a un certo punto eh, va a lavorare in un negozio di, di vini. Si mette in testa che vuole avviare la propria azienda vinicola. Ma poi compra un tornio e inizia a fare mazze da baseball. Io cioè, veramente una persona convinta, devo dire, lui. Lui ha, ha ben chiaro qual è la sua strada nel mondo. Insomma, eh, compra questo tornio, fa mazza da baseball, mazza da baseball bellissima e poi si rompe il cazzo. E quindi eh, va nel negozio di estetica di una sua conoscente. E quando entra in questo negozio di estetica, che penso fosse manicure, cioè estetista, più parrucchiera, più eh, vestito, insomma, non so bene come fosse organizzato all'epoca, però lui entra in questo negozio e rimane affascinato dall'immagine così curata di queste donne e dice guarda ma se fossi io a dargli dei consigli questa qui dovrebbe portare i capelli più così il trucco no non va bene uh, gli abiti allora l'amica gli dice senti ma vuoi fare un attimo una prova cioè prendi questa, questa donna e boh fai un attimo consulente d'immagine come, come ti verrebbe no? <ride> grazie Giusy <ride> si sono a velocità supersonica oggi e lui quindi prende una di queste donne, la chitta, tutta bellissima, perfetta. Ma sei bravissimo! E lui, tipo, oh mio dio, ma come ti vesti? E quindi praticamente il giorno dopo viene assunto all'interno di questo negozio come consulente di immagine, cioè è diventato Chiara Ferragni, capito? Esatto, è Chiara Verona, esatto un dico della palma esatto l'armocromia avrebbe dovuto fare l'armocromia secondo me se c'è ancora il cappaliccioso all'ascolto sta uh, ridendo come un idiota comunque praticamente lui cioè, capito cappaliccioso tu sei niente dopo anni di queste cose tu sei niente arriva Charles serial killer ti fa il culo comunque cioè lui a una certa comincia a lavorare come consulente di immagine insomiccioso può accompagnare solo però anche questo lavoro non lo soddisfa più di tanto. E alla fine diventa un pittore. O, oh, regà faceva dei dipinti della Madonna, era un pittore iperrealista, cioè quindi lui faceva dei dipinti che sembravano delle fotografie. Io vorrei sapere cosa Charles non sapeva fare. Poi scopriremo che sapeva anche scopare, per parte, per parte. Allora, a un certo punto un suo amico. Questo, questo è un aneddoto di uno dei suoi amici. Parlava in corsivo, eh? No, oddio, forse non lo so. <ride> Comunque, eh, c'è questo suo amico che gli commissiona un ritratto della moglie da regalare a sua moglie, no? Quindi gli porta una foto e gli dice: mi uguale al ritratto della moglie. Però Charles comincia a fare questo ritratto, questo disegno, ma ci mette una vita a finirlo e non lo consegnava mai. Al che un giorno, stanco di aspettare, questo suo amico lo va a trovare a casa e dice: Senti, mi fai vedere a che punto è il dipinto? Così, anche solo per capire se lo stava prendendo per il culo, o se ci stava lavorando veramente. Allora lo accompagna, fa vedere il dipinto. Il dipinto era perfetto, quasi completamente finito, se non che mancavano gli occhi. Al posto degli occhi c'era ancora la tela bianca Cioè ha lasciato proprio due spazi ancora bianchi E lui diceva No ma gli occhi sono la cosa più difficile da fare eh, La maggior parte degli artisti non sa fare bene gli occhi eh, Io sono in difficoltà Devo concentrarmi Devo trovare l'ispirazione per fare gli occhi Cioè il suo amico gli fa Guarda la foto Guarda il fai Guarda lui dice, no, no, perché devono avere la vita. Nella foto non hanno la vita. Nel mio dipinto devono avere la vita. E lui dice: Senti, vai. Vai. Adesso prova. Ci metti, mettici un po' ancora. Però più dopo basta. Allora, lui si mette lì per fare gli occhi. Non degli anni vibes. Esatto. Ciocchio, fidati, esatto. Ciocchio. Vai a prendere quelli dal cassetto. No, qui ancora non era killer. E ci ha messo dei mesi per fare questi occhi e li faceva veramente, cioè non è che alla fine li ha fatti con una pennellata. Ci ha messo proprio dei mesi a fare tutti i minimi dettagli. E quando finì il quadro e richiamò il suo amico a casa per farglielo vedere, l'amico rimase sbalordito nonché inquietato perché il ritratto era estremamente ipnotizzante, in particolare gli occhi. E a lui gli dava l'impressione che ovunque si spostasse nella stanza, il ritratto della moglie lo guardasse sempre. Che è un po' quello che dicono della Mona Lisa. Quindi, cioè, sarebbe potuto essere pure un pittore di sto grandissimo cazzo. Poteva fare tutto, tutto. E niente, è andato a ammazzare le prostitute. Ma perché? Infatti, cominciano negli anni 70. I primi problemini con la giustizia seri. Cioè, nel 71 Charles fu arrestato per aver falsificato alcuni assegni circolari e nel 79 fu sorpreso a rubare delle bottiglie di profumo da un negozio. Ma ripeto, e a me questo mi sa la cleptomane. Cioè, non è uno che ha bisogno del profumo, ha bisogno dei soldi, ha bisogno di rubare sta roba. Gli sta avvenendo la cleptomania proprio perché. Uh, probabilmente per, uh, sia per l'atteggiamento frugale della madre perché ha capito che rubando le cose veniva premiato dai suoi compagni faceva bella figura forse ha interiorizzato che il furto lo rendeva più furbo degli altri forse era l'operazione, l'azione che lui compiva per sentirsi più furbo degli altri sapeva fare tutto rubare mm, è vero, effettivamente è vero Pensate che nel 1980 fu mandato in prigione per aver rubato una sega al suo Handyman, e si fece sei mesi di, di, di carcere per la, la sega rubata. E ragazzi, l'Andyman è il tutto fare: cioè, mh, qui in America si chiamano Handyman, sono elettricisti, muratori, so, sanno fare tutto, tutti diciamo piccoli lavori in casa, e si chiama proprio Handyman. E probabilmente questo Andy Man era andato a casa sua per fargli i lavoretti da casa e questo gli ha rubato la sega. Cioè, io veramente. pazzesco. In questi sei mesi, sua madre al vicinato ha raccontato che il figlio aveva lasciato temporaneamente la città per recarsi in Florida per un lavoro importantissimo all'interno di una centrale nucleare. Pensate, qua, ma la mamma. Si chiama il Ciapinaro, sì è vero, è vero, in Romagna si chiama il Ciapinaro, è vero, c'è è vero, ah, Ha detto anche Elio. Si chiama appunto Mona Lisa Effect, anche se, ironia della sorte, la Mona Lisa non ha questo effetto, il ritratto di Da Vinci guarda in una direzione effettiva, molti altri quadri sì, è semplicemente un effetto prospettico. Grazie per la, la, la fantastica info di, di Storia dell'Arte, grazie mille Desmodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonodonod Andrò, È un piacere, veramente. Io adoro quando mi, date, mi riempite i miei buchi che sono enormi di ignoranza, e, e voi mi, mi date le, le, le info rispetto ai vostri, magari insomma, i, i vostri campi di esperienza, eccetera. Ma andiamo avanti. In tutto questo, lui chiaramente manteneva sempre la sua immagine perfetta. Di uno dei membri più devoti della Chiesa Cattolica di San Bernardo a Dallas. Cioè, lui aveva tempo, io non sono dovuto trovare tutto questo tempo, cioè riusciva anche a curarsi della comunità religiosa. Infatti, lui amava in particolare aiutare le persone, era noto per essere estremamente generoso. Tutti lo sapevano, in particolare il Monsignore di San Bernardo che lo osannava chiamandolo Il Buon vecchio Charlie. Quello che era noto eh, Charlie per eh, ogni tanto, quando vedeva qualcuno in difficoltà economiche, fargli scivolare di nascosto in tasca una banconota da 100 dollari. Quindi capite che non ruba per necessità ma non ruba non è robin hood e ruba i ricchi per dai poveri manco questo cioè ruba perché è diventato kleptomane poi e fa queste cose per essere sempre bello agli occhi degli altri ma non ha davvero empatia lui lo fa perché sa che di rimando avrà gratificazione grazie bladerand non ti preoccupare buonanotte ehm uh... C'è sempre da imparare, vero Elisa? È, è fantastico. Pure questo scialava in beneficenza. Beh, sì, quando hanno bisogno di mantenere alto l'immagine. Sì. Che poi, tra l'altro, questa roba qui non è che la fa come altri serial killer per nascondere i sospetti su di lui. Perché poi ucciderà tutti insieme tutti in una volta. Lui lo fa proprio per una questione sua di immagine personale. Uh, sì, è una sorta di narcisismo. Una sorta di narcisismo che io non so se fosse uh, anche particolarmente sborone. Non credo perché aveva un atteggiamento più remissivo e vittimista. Quindi probabilmente un narcisista covert come ci piace pensare. Però non è detto, cioè, adesso non è che possiamo fare una diagnosi. Non c'è una perizia su di lui, quindi non ve lo so dire. Fatto sta che. Uh, nel 79 viene invitato a casa di amici di famiglia, cioè di, di vicini di casa e questi vicini avevano una bambina di 9 anni che aveva anche un fratellino. E praticamente durante la cena, insomma, lui rimane lì e dopo cena si nasconde in casa. Di questa famiglia, in particolare nella stanza della bambina, e quando tutti dormono, lui esce dal suo nascondiglio e stupra la bambina di 9 anni. Cioè, il tutto così da, da 0 a 100? Cioè, no, non c'erano dei passaggi, non so, dei viscidumi, eh, dei comportamenti molesti? No, così de botto, da, da, da niente a pedofilo. Follia, follia. Quindi ovviamente i genitori lo vengono a sapere, lo denunciano e cominciano a dire in giro dappertutto che eh, questo stronzo aveva stuprato la figlia, ovviamente tutti, oh mio Dio, ma è possibile, Charles, veramente, Charles. E sentite cosa pensa di fare Charles. Di tutta risposta, per farsi perdonare da questa famiglia, decide di vestirsi da babbo Natale e andare a casa loro per portare regali alla bambina e al fratellino. Pensando di aver risolto tutto in questo modo. Eh... No, ma vi spiego, esatto, The Girl. No, no, in realtà... Era meglio quando non scopava. Cazzo, sì. Cazzo, sì. Io sarei morta di paura, ma, fatti, ma veramente Ecco come eh, si instilla il terrore di Babbo Natale nei bambini Comunque, lui dovette in ogni caso Perché se questi genitori non hanno ritirato la denuncia Solo perché lui è andato lì vestito da Babbo Natale E direi E quindi lui deve affrontare un processo E il... scusate mi prudo una tetta Adesso è inutile che mi sto qui a nascondere Lo faccio e basta Uh, il 25 marzo del 1985 dovette ammettere in aula la sua colpevolezza e ammise di essere colpevole di aver intrapreso consapevolmente e intenzionalmente rapporti sessuali deviati e per la prima volta la maschera pubblica del buon vecchio Charlie era caduta lui Uh, insomma aveva già una certa età finisce in carcere per un determinato numero di anni che non vi so dire ma non molti sicuramente non molti e ne esce da lì a poco penso un anno o due si sia fatto non credo più di tanto si è diventato babbo natale dopo lo stupro i bambini non devono avere paura di babbo natale se prima non sono stati stuprati uh, beh mh, sì cioè mh, ok andiamo avanti <ride> Ogni volta mi metto in difficoltà, ora ho nessuno, allora, le donne del quartiere, però, non ci potevano credere. Non ci potevano credere che uno come Charles che era così bello, non lo so, ragazzi. Devi vuoi, non mi sembra niente di che, però va bene. Era così estremamente affascinante, così bello. Non è mai vero che è andato a stuprare una bambina. Cioè, lui poteva avere chiunque, qualunque donna era ai suoi piedi. Quindi, sicuramente era Fratellin, giustamente carcerato. Quindi, a livello di opinione pubblica, le donne in particolare eh, non hanno mai creduto che lui fosse colpevole: solo perché era bello e affascinante. Cioè, vi rendete conto? Vi rendete conto? Sì, non è che era bello, era, effettivamente la gente era influenzata dall'opinione che avevano di lui, vero? Vero, Danato Marino? Ma c'è anche da dire che se aveva una proprietà di linguaggio incredibile, recitava versi, poemi a memoria, era un grande musicista, un grande pittore, aveva una cultura immensa, quindi eh, chiaro che cioè, eh, anche qui c'è una bella dose di fascino, eh? C'è una gran bella dose di fascino. Quindi... Tutte le donne rimangono comunque affascinate da lui, tranne la moglie che, dopo questa faccenda, decide di portare via eh, Capra e Cavoli, probabilmente si è portata via anche la bambina e direi che ha fatto bene, e divorzia da lui ma lui ovviamente I'm a single man I'm a single man I'm a single lady va bene I'm a single lady e si godre si, si godrà la sua singlitudine diventando un desideratissimo donnaiolo quindi finalmente scopre le gioie del pipo e uh, decide di fare all'amore con tutte le donne con cui non l'ha fatto fino a quel, a quel momento tranne la moglie ovviamente perché poi lui con la moglie era fedelissimo eh? ma andiamo avanti con la nostra storia del nostro affascinantissimo Charles che ha ancora molte perle da regalarci praticamente le donne vedevano Charles come un amante estremamente romantico perché lui con loro si comportava proprio da da romanticone, regalava fiori, carion, scriveva poesie, suonava eh, pezzi eh, dedicati alle sue donne, regalava cioccolatini, eh, faceva i ritratti alle sue donne, e ehm, addirittura una rimase particolarmente colpita perché lui riuscì a recitarle tutti i 42 versi di The Have of, of St. Agnes di John Keats che eh, insomma non era da tutti conoscere a memoria i poemi di Kids così. Infine Charles, passandone una dopo l'altra, andando di fiore in fiore, si posa su un fiore che gli piace più degli altri, ovvero la nostra Dixie Austin, che diventerà poi successivamente la sua moglie di fatto, cioè diventano una coppia di fatto, in realtà lui non si risposerà mai. Con Dixie, ma Dixie rimarrà sempre al suo, suo fianco. La splendida battuta di dialogo di uno spettacolo di L'Agnesi Recita. E il mepa. Eh, aspetta, e me il pa mi diceva sempre: Giovanni, Giovanni, non metterti mai in cammino. Se la tua bocca non sa di vino, quanto è bella. Grazie per avermela regalata. Credo che la utilizzerò per sempre. Cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. Sì, una cosa del genere. Insomma, lui si innamora di Dixie, che in realtà era una ragazza vedova, ma era molto carina, e era una, una donna molto remissiva anche lei, molto timida, molto silenziosa, e lui. Insomma, questa qui le piace tantissimo. Tra l'altro. Tra di loro nascerà una storia estremamente poetica e romantica, e per Charles questo sarà sempre il periodo più bello della sua vita: il periodo nel quale aveva proprio il prosciutto negli occhi, accecato dall'amore. Pensate che eh, Dixie racconta quanto era bella la loro storia d'amore perché un giorno, ehm, anzi spesso la portava a caccia di salamandre eh, dicendole che il suo sogno nella vita, il sogno di Charles, era trovare una nuova specie di salamandra per darle il nome della sua amata Dixie. E lei qui proprio si scioglie, si scioglie. Io sinceramente. Devo dire che non, non avrei mai consigliato nel mio Flur Skills di portare la donna a caccia di salamandre. Ma cioè, se lo facciarsi, Raga! Se lo puoi anche portarti a metterti le rose nel culo dalla parte del gambo. e Va bene, tutto tra l'altro, Dixi parla. Di come facevano all'amore tra di loro. Uh, Dix dice che mh, Charles a letto era molto soddisfacente, e particolarmente delicato, dolce e gentile. Che non l'ha mai afferrata, ma sempre sedotta ogni volta prima con grande gentilezza, sempre ascoltando se lei fosse ben predisposta o meno. Cioè, ha seguito le istruzioni della mamma, alla fine superando il concetto che non deve scopare mai, però eh, è stato diciamo carino: eh. scopava bene. Lei amava questo, questo modus. Tra l'altro, dice che non le ha mai detto cose sporche, cioè non cose sporche, cioè, sì, mi dice cose sporche, ma mai cose ecco, um, maleducate cioè non... non volgari, ecco, non era mai volgare, era affascinante e soddisfacente ma mai volgare e non le ha mai chiesto di fare qualcosa di non convenzionale che lei non volesse fare per prima quindi è stato per lei un amante perfetto, niente dirty talk, niente parolacce, esatto niente cose strane a meno che non le desiderasse lei ed era proprio... Perfetto, era perfetto. Quello che Dixie non sapeva, però, è che in realtà il suo Charles era un veterano frequentatore dei quartieri a ruci rosse di tutta Dallas. Quindi era uno che con lei era eh, dolce, gentile, ascoltava i suoi bisogni, eccetera. Poi, però, le perversioni le andava a sfogare con le povere prostitute. Per alcune di loro lui era un normale cliente dove richiedeva servizi, diciamo, non convenzionali come a lui piaceva in particolare fare le cose a tre con due prostitute alla volta o cose di oralità che la moglie non era disposta a fare, ma niente di incredibile. Per alcune lui diventa un vero e proprio sugar daddy, cioè eh, nel senso che se lui vedeva che c'era qualche, qualche ragazza in particolare difficoltà economica, lui gli dà una mano senza chiedere niente indietro. E in molte gli volevano bene, tra l'altro, in moltissime lo consideravano un punto di riferimento proprio perché sapevano che se arrivavano con l'acqua alla gola c'era sempre il loro sugar daddy Charles disposto a passargli qualche dollaro. Quindi in moltissime realtà del giro gli volevano bene a lui, motivo per il quale poi ci metteranno parecchio a individuarlo. E mi dispiace dirvelo, ma tra queste c'erano anche le sue vittime. Pensate che con alcune di queste ragazze ha avuto addirittura delle relazioni platoniche, cioè a lui non piacevano. Ma le caricava in macchina per parlare con loro, le portava a mangiare un hamburger e poi le riportava indietro lasciandogli una, una piccola mancia senza nemmeno eh, tentare di fare sesso. Alcune le portava al parco, cioè diceva: Tu hai bisogno di sentirti un essere umano. E tra l'altro, una cosa del genere stupenda, lui le caricava, le portava al parco, al ristorante, le portava a fare un'attività normale per farle sentire delle donne. Per una sera e provate a immaginare quanto queste donne potessero essere affezionate a lui. Cioè, veramente sembrava un angelo esatto, come dice Monica. Tu mi rubi sempre <ride> i pensieri, una cosa incredibile. Monica, siamo telepatici, um, telepatici. Come voleva fare il killer coniglio? Sì, sì, cioè fino a qui era una cosa bella. Peccato che, poi è successo un patatrack. Uh, beh, lui aveva qualche fantasia un po' da mammicius perché ogni tanto chiedeva di essere sculacciato come un bambino o di essere trattato come un bambino e questa cosa torna effettivamente col fatto che è sempre stato mantenuto come il bimbo di mamma, no? E un'altra invece racconterà di aver avuto un'esperienza molto spiacevole con lui perché dice che l'ha portata al solito motel perché poi tutte queste prostitute lavoravano all'interno di un motel e l'ha portata all'interno di una di queste stanze l'ha legata al letto e ha cominciato a frustarla con la sua cintura urlandole per tutto il tempo urla cagna schifosa puttana E era insultata perché era una puttana ma in tutto questo non ha tirato fuori il pipo e quindi... Cioè, lui è stato solo sadico. Cioè, lui voleva solo picchiare e insultare questa ragazza senza in realtà utilizzarla, tra virgolette, per fare sesso. Ma ragazzi, che cosa. Quando è che cominciano ad esserci queste stranezze? Quando è che Charles. Charles è sempre andato prostituto adesso, questo in realtà faceva parte di lui anche prima di questo evento ma comincia ad essere violento e disprezzante nei confronti delle prostitute e a non essere più così tanto Sugar Daddy e generoso in un momento specifico della sua vita. Gra bravi, bravi, siete degli esperti ormai, non ho più niente da insegnarvi. Quando muore la mamma? Ovviamente, ovviamente, quando muore la mamma, Charles si rompe completamente. Anche perché morirà sua madre e un anno dopo suo padre. E quindi sta cosa qui lo, lo manda fuori di testa. Lui in realtà è sempre stato gestito e dipendente dai suoi genitori, quindi eh, si ritrova veramente come se fosse zoppo nel mondo, cioè non, non riesce a star su. Tra l'altro era anche estremamente rattristato per il fatto che sua madre non era per niente contenta della direzione che lui avesse preso nella vita, anzi morì delusa da lui. Le ultime cose che gli aveva detto era che era un figlio del genere che con tutto quello che lei aveva fatto nella vita per renderlo perfetto, poi appena è stato indipendente ha scelto di fare una vita di merda ed era la sua più grande delusione de della vita. Ora, provate a pensare a una madre che ha dedicato tutta la sua esistenza mettendosi in continuazione da parte per creare il figlio perfetto e gli viene fuori un serial killer depravato. Mao, alla buon'ora eh? Dai, vieni qua! Vieni a lavorare, sì. su, vieni, Tupino. Peggio, esatto, peggio. Ma questo è a metà: tra il mammina non c'è più, sono triste. E mammina non c'è più, posso fare quel cazzo che voglio. No, perché era già abbastanza adulto per poterlo fare il cazzo che voleva. Il problema qui era, era proprio manca mammina. Però lui come ultimo gesto di devozione nei confronti della madre, perché per quanto lei fosse delusa da lui, lui ovviamente lei la portava sempre sul piedistallo. Vuoi fumare? Lo sai, ho preso la voglia di fumare. Comunque, <ride> lui come ultimo gesto di devozione nei confronti di sua madre le compra un vestito nuovo da dare al becchino per vestire la salma. E questo è stato il primo vestito nuovo che lui le abbia mai visto indossare nella vita pensate questo ok al funerale della madre lui piange per quanto sia un adulto insomma oltre quarantenne lui piange come un bambino cioè proprio distrutto dal dolore e soprattutto dal senso di colpa per come l'aveva dovuta salutare nell'estremo saluto in un momento in cui lei non era assolutamente eh, orgogliosa di lui anzi ne era delusa insomma il padre morirà hai ucciso Giovanni ci sei riuscito ti odio, ti odio, gattino. Dopo cercherò di rimetterlo su, niente, Giovanni è finito. Giovanni è andato, Giovanni non c'è più. Giovanni Dopo cercheremo di rimetterlo su, vero? Vero? Ma vuoi diventare un serial killer, lo so. Ti spettino tutto così impari. Mi fanno troppo ridere i gatti spettinati, scusate. Comunque, alla morte del padre, Charles eredita 96.000 dollari e tutte le proprietà immobiliari dei genitori che decise di mettere in affitto. Una di queste proprietà era una minuscola casa sgangherata che venne affittata a un camionista di nome Hexton Schindler, che era conosciuto come Speedy. Era un tipo particolare, molto particolare, lo chiamavano Speedy perché lui parlava velocissimo, parlava a un ritmo veramente incredibile. E poi era anche un individuo molto strano, era un accumulatore patologico, pensate che eh, la sua casetta era sepolta dalla spazzatura, in alcuni punti alta fino a un metro, e eh, teneva per esempio il motore di un'automobile in soggiorno, cioè era uno che aveva robe eh, dappertutto, robe vecchi, eccetera. Sì. Uh, lui tra l'altro aveva anche uno stile di vita estremamente volto al risparmio Aveva un lavoro, cioè faceva il camionista, si poteva mantenere una vita normale Ma lui ha deciso di vivere in modo frugale, un po' come la mamma di, di Charles Perché questo camionista viveva senza elettricità e senza acqua corrente Un po' come gli elfi E usava una lanterna per la luce e l'acqua in bottiglia per lavarsi e cucinare, no? Tra l'altro gli amici di Charles gli sconsigliarono di tenere come affittuario questo soggetto perché era troppo strambo e dicevano ma Charlie dai cioè, puoi trovarti uno meglio come affittuario. E lui diceva ma no ma io comunque sono Charles, sono buono, aiuto quelli in difficoltà quindi per me se è strano non è un problema, l'importante è che paghi l'affitto lo pagava e quindi lui ha detto va bene. Questo è Charles. Ora, vi ricordate che all'inizio della live vi ho raccontato del primo omicidio? Ma Mary Pratt. Dimmi. Sì, sono d'accordo. Hai ragione, dobbiamo assolutamente fare un reclamo. Comunque, torniamo un attimo a Mary perché ovviamente partono le indagini. Siamo rimasti alla scoperta del corpo, all'autopsia, al fatto che questo non, ha, che non aveva i bulbi oculari che erano stati tolti. E quindi eh, cominciano a cercare una pista. Ma era davvero molto complesso perché non c'erano testimoni, non c'erano né, insomma, come dire, <ride> si mi guarda con l'amore. Eh, non c'erano testimoni né dell'omicidio né dello scarico del corpo. Non c'era, non era stata individuata nessuna arma del delitto se non che fosse una calibro 44. Non c'era nessuna impronta digitale quindi, molto probabilmente lui agiva con i guanti. E non c'era nessun movente apparente. Quindi le indagini non hanno altro da fare che interrogare le altre ragazze colleghe di Mary, in particolare quelle che quella sera lavoravano con Mary. Uh, secondo gli inquirenti l'assassino doveva essere qualcuno che Mary conosceva, perché come vi dicevo prima, Mary non sarebbe mai allontanata così uh, se non fosse stato un cliente abituale. Quindi di certo trovate qualcuno che vi guarda come Mo guarda Google, <ride> sì è vero. E eh, quindi niente, capiscono che doveva essere uno di cui Mary si fidava. Eh, le ragazze quindi fanno un elenco di tutti quelli che potevano essere clienti abituali di, di Mary o anche loro clienti che si erano manifestati un attimo violenti, ma nessuno di questi ha portato a niente. Se non... Una testimone super speciale. Perché salta fuori che una delle prostitute lo locali, ovvero Veronica Rodriguez, aveva delle ferite sul volto. E quando vanno per interrogare le prostitute la, la vedono ferita e le chiedono che cosa fosse successo. Al che lei, eh, tipo un attimo come se si risvegliasse da un torpore, li guarda e dice, oh mio Dio, sì avete ragione, hanno cercato di uccidermi. Come se le fosse tornato in mente in quel momento. no? Lei racconta di essere stata quasi uccisa da un cliente e che è riuscita a salvarsi soltanto buttandosi dall'auto in corsa. Così vuole essere coccolato, infatti, da tanto. Ma sempre, guarda che è sempre così. Eh, lui è sempre così. E um, Veronica racconta che quella notte era con Mary e che eh, dovevano dividersi un cliente per fare le cose a tre. E che questo cliente si chiamava John. Eh, dice che quando erano in macchina John avrebbe cominciato ad aggredire Veronica che è subito scappata lanciandosi dall'auto in corsa e lasciando Mary all'interno dell'auto e non sa, quindi si sì, Mary è la prima vittima e lei non sa che fine abbia fatto Mary, però sapendo che era morta il giorno dopo avrà intuito, insomma, che è stato questo a ucciderla. Però, Veronica racconta dal suo punto di vista: dice, io sono corsa pieni d'undi in un campo aperto, con lui dietro che mi inseguiva, e sono riuscita a nascondermi dentro un tubo di drenaggio. Intanto, lui fuori continuava a gridare il mio nome, ma fortunatamente non è venuto a cercarmi dentro il tubo di drenaggio. A una certa, lui si è arreso, se n'è andato, e lei di corsa a piedi nudi, eh, cioè, raga, non era. Ehm, proprio cioè, comodissimo correre per i campi a piedi nudi, si è ferita tutta, poraccia, e ha raggiunto la casa di un suo conoscente che l'ha soccorsa e salvata. Il problema, raga, è che Veronica era considerata da tutti una bugiarda patologica proprio perché per attirare l'attenzione aveva questo vizio di inventarsi delle storie. Per fare pietà a tutti, in particolare ai poliziotti. Perché? Perché lei spesso veniva arrestata per prostituzione, poiché insomma era il suo lavoro e veniva arrestata per questo. E ogni volta che stava per essere arrestata, si inventava delle storie pietose da raccontare ai poliziotti, poiché av avessero appunto compassione di lei e non la portassero in carcere. E quindi. È stata, eh, insomma, è risultata all'inizio poco credibile. In realtà è risultata sempre poco credibile, poi capiremo. Testimone inattendibile. Tra l'altro, Veronica aveva dei grossi problemi di tossicodipendenza ed era spesso e volentieri offuscata dalle droghe. Quindi ancora più inattendibile. Insomma, due giorni dopo averla sentita, gli inquirenti la rincontrano casualmente. È assurda sta cosa perché loro stavano controllando un camion sospetto che era parcheggiato proprio nel quartiere a Ruci Rosse dove lavorava Mary e quindi anche Veronica, sempre lì a Oak Cliff. E quando eh, aprono le portiere per vedere chi c'era dentro questo camion, trovano il camionista insieme a Veronica che però non stavano facendo affari di scescio, cioè non stavano facendo un vlog, stavano facendo affari di un altro tipo. Ovvero, praticamente questo mh, camionista le stava proponendo una casa in affitto da dividere con lui. Chi è questo camionista? Exton, è Exton Schindler, ovvero l'inquilino a cattone e eh, strambo di Charles. Insomma. Loro, eh, vedendo Hexton, cominciano a pensare che forse, che me era lo pusher, no, non era pusher, che forse Hexton può cercare qualcosa con eh, gli omicidi, proprio perché Hexton era uno dei più, diciamo, veterani frequentatori delle prostitute. Lo conoscevano tutti, lo conosceva anche Mary. E uh, era con Veronica in quel momento, quindi pensano: Cazzo, questo qui è strambo e potrebbe effettivamente essere lui il nostro uomo. Quando uh, cominciano a fare domande a Hexton, Veronica si incazza come una bestia. Spidi, esatto, Veronica si incassa come una bestia. Si arrabbia contro i poliziotti e comincia a gridare: Basta, lasciatelo in pace! Lasciatemi in pace! Mi state tormentando! quest'uomo uomo mi ha, mi è quello che mi ha salvato la vita. È quello da cui sono corsa in casa che mi ha salvato la vita dall'assassino. Non è lui l'assassino. Basta, lasciateci in pace. Ed era molto animata nel dire questa cosa. Scendere dal conto suo era un tipo nervoso che parlava in maniera strana e anche lui un po' si quasi autoincriminava dando delle risposte perché era un po' fuso anche lui, Drughey, sicuramente. Però lui ha detto, in questa occasione, ha detto: vabbè, vale, io sì, Veronica la conosco da anni, le voglio bene, la conoscevo anche prima che si prostituisse, ma per amor di Dio, le sto solo dando un passaggio al motel, io non l'ho mai salvata da nessun assassino. Ma che stiamo a dire? Quindi praticamente la storia di Veronica salta in questo momento. A questo punto gli inquietanti dicono, senti per non saperne leggere né scrivere, prendiamo le generalità di questo Axton e poi vediamo uh, se ci servono per le indagini. E avevano preso anche l'indirizzo. L'indirizzo di una casa che era in realtà di proprietà di Charles. E poi fu il turno della seconda vittima. Scusate, adesso vi faccio vedere Charles più adulto quando poi venne arrestato come serial killer. Ma non vedete che ha la faccia proprio da, da papà? Da bravo papà! Cioè io non so come dire, non, non, non ha la solita faccia da serial killer questo. Veramente non ce l'ha. Comunque, lei. Lei è la seconda vittima. La seconda vittima che verrà trovata in una domenica mattina, tra l'altro sulla stessa identica strada a sud di Dallas, dove è stata scaricata... La prima vittima, Mary Pratt, quindi sempre nel quartiere benestante, borghese eh, dove tutti si sono sconvolti. Come Mary, anche Susan è una prostituta, è stata abbandonata anche lei seminuda. Tu sei seminudo? Wow! È stata abbandonata seminuda e anche lei è stata uccisa a colpi di pistola calibro 44. Anche lei alla testa in realtà si è presa tre pallottole, poverina. Una alla testa, una al torace e una allo stomaco. Il suo nome completo è Susan Peterson. Aveva all'epoca 27 anni ed era considerata la più bella prostituta bianca di Oakley. Era in realtà una ragazza con bella peperina, nel senso che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Era una ragazza super coraggiosa e anche parecchio aggressiva considerate che lei proteggeva il suo territorio con la forza cioè se un'altra prostituta batteva troppo vicino al suo angolo e a corcade botte quindi era anche una tipa abbastanza pericolosa non so come dire S S S sono i tuoi ventilatori cioè un sacco di, ve di ventilatori capito capito mi hai mau, 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 mau. scusate <ride> il tuo gatto ti sta lavando sì infatti <ride> <ride> infatti Beh, sì, non tutte erano così, The Girl. Non erano tutte con questo caratterino. E, tra l'altro, lei era anche un'esperta borseggiatrice, cioè derubava i suoi clienti mentre faceva se sesso con loro senza che loro se ne accorgessero. Tra l'altro, era anche una che se la cavava molto spesso. Cioè, se uno diventava particolarmente violento, lei due, due tostoni, due calcioni e si salvava. Non preoccuparti Elisa, se dovete andare a Nanna, eh, andate a Nanna, non vi fate problemi. Comunque, siccome la vittima è stata proprio Susan, gli inquirenti hanno detto: cazzo, se ha preso Susan, può davvero sopraffare e uccidere qualunque donna sul pianeta. Anche lei non aveva i bulbi oculari. Le erano stati estratti questi bulbi oculari. Tra l'altro, vi faccio uno spoiler: questi bulbi oculari non verranno mai trovati. Non si sa che cosa Charles ne abbia fatto, non si sa veramente. Tant'è che lui, io ho detto, lui ha sempre negato questi delitti, quindi è stato veramente poco utile alla criminologia, in quanto si può essere che si sia magnati, può anche essere questo o gli ha messi dentro qualche animale nessuno se ne è accorto, non lo so comunque non ci darà mai la verità Charles ha continuato a negare fino alla fine uh, allora tra l'altro vi do una piccola chicca grazie mille White Rose eh, vi do una piccola chicca a questo punto le prostitute hanno cominciato a lasciare le strade proprio perché si sono spaventate, hanno detto cazzo c'è un serial killer che ci, ci uccide noi Via. E quindi eh, diciamo che il quartiere luci rosse cominciava a spopolarsi, ma si erano tutti convinti che questo serial avrebbe colpito solo donne bianche, perché sono due vittime bianche, sapete come in America eh, si, si considerava proprio due forme di vita diverse, cioè tu sei bianca, tu sei nera, allora due forme di vite diverse. E quindi c'erano le, le, le prostitute afroamericane che erano lì così, no? Che dicevano, ah, bene, bene, adesso si sbatteranno le strade delle bianche, la strada è nostra, i abbeach! Ed era diventata l'occasione per fare affari per le afroamericane. Indovinate di che eh, etnia è la prossima vittima? Lo sai? Tu sei sia bianco che nero, quindi non, non hai nessun tipo di separazione da nessuno. <ride> afroamericana. Esatto, ragazzi, esatto. La terza vittima la sceglierà afroamericana, quindi le ha messe eh, in sacoccia a tutte. Fanny, grazie mille, Fanny, grazie mille. Sì, afroamericana, afroamericana. Vabbè, Veronica però intanto ne... <ride> Nel frattempo, visto che la notizia si era diffusa e i giornalisti cominciavano a scrivere di questo uh, killer dalle palle degli occhi, Veronica ha cominciato a parlare con tutti i giornalisti che andavano a intervistarla, ovviamente, perché voleva insomma farsi anche un po' di pubblicità. E uh, gli inquirenti cioè, sono proprio lì col facepol, ma perché questa cambia versione ogni secondo. Ogni giornalista che la intervista, lei cambia versione. All'inizio dice, conferma. Che uh, era in macchina dove c'era Mary. Insomma, dice la stessa cosa che aveva detto gli inquirenti. Poi dirà di aver addirittura assistito allo sparo, quindi all'omicidio di Mary Pratt. Poi dirà di aver incontrato in realtà di non sapere assolutamente nulla su come è morta Mary, di Mary Pratt, ma aver soltanto ehm, incontrato uno che vantava di averla uccisa. Poi dice che no, non sa proprio niente di niente, lei non ne sapeva assolutamente niente. Poi dirà, no, sì, me lo ricordo, era in macchina con lui, l'assassino era bianco, torna a essere un po' più coerente. Poi dice, no, era ispanico. Poi, no, diventa addirittura afroamericano. Qui, qua, ragazzi, c'era il mappassone che più incredibile di questo non poteva essere. Cioè, incredibile nel senso che è proprio non credibile, incredibile. La testimone è incredibile magari poteva essere utile all'indagine sapere quale versione è quella vera infatti, infatti sicuramente qualcosa sapeva ma essendo bugiarda patologica poi si è dimenticata anche lei qual era la versione vera Mao, Mao torna qui, torna qui Mao Mao, Mao, Mao non posso vivere senza te vieni qua vedete poi ritorna sempre... E il problema è se mi distraggo un attimo da dargli le attenzioni, allora lui se ne va perché le vuole sempre costanti, 24 ore su 24, essere al centro della mia attenzione. Per questo. li hanno mai controllato gli animali impagliati nella casa? Sì, 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 no, li hanno controllati ma non hanno trovato niente. Allora, i profiler in tutto questo stavano impazzendo per comprendere il movente perché tante volte nell'indagine il punto centrale è proprio il movente. In particolare non capivano perché questo qui fosse fissato con la rimozione degli occhi. Allora, c'era chi diceva che magari era uno che credeva, eh, vi ricordate che lo faceva anche, mi ehm, ricordo come si chiamava, il macellaio austriaco comunque, il macellaio austriaco, adesso io i nomi me li dimentico ogni volta. Comunque, era convinto che l'immagine di un assassino rimanesse impressa negli occhi della vittima. E uh, alcuni hanno pensato: come cicatilo? Bra bravo! Allora non era austriaco cicatilo. Uh, anche cicatilo. Sì, allora era cicatilo, raga, era cicatilo. <ride> Grazie, meno male che ci siete voi. <ride> Io man mano me ne dimentico le cose. Comunque. Uno ha detto: Ma sarà stato come quello lì che era fissato, che rimaneva l'immagine impressa negli occhi della vittima, quindi forse gli toglieva per questo motivo. O magari pensava che gli occhi di una persona morta lo avrebbero perseguitato per sempre come immagine. Quindi, Russo, ehm, sai che fosse ucraino? Um, che quindi li rimuoveva per non essere, come dire, perseguitato da questa immagine. Anche se c'è da dire che non lo trovo, cioè non è che li rimuovi in modo così chirurgico. Se quello è il problema, uh, alcuni hanno pensato che fossero una parafilia, una fantasia sessuale e che lui magari li conservasse per mangiarli, cucinarli, insomma, mh, farli sparire in un qualche modo. Le uniche cose che sapevano per certo erano che l'assassino usciva tarda notte, era abbastanza forte da trascinare eh, quelle ragazze dentro e fuori dall'auto e scaricarle anche in determinati luoghi e che molto probabilmente per fare quel lavoro così chirurgico non lo faceva in strada quando mollava il cadavere, ma avrebbe avuto bisogno di una stanza ben illuminata, magari un laboratorio. Per fare un intervento chirurgico e tra l'altro avrebbe avuto bisogno anche di strumenti uh, specifici per, uh, per compiere un'operazione di questo tipo e quindi molti hanno pensato che lui fosse proprio un chirurgo impazzito, doveva essere un chirurgo e poi fu mentre intanto pensavano tutte queste cose qui il 19 marzo del 91, cioè voi vedete che questo in tre mesi ha fatto una strage il 19 marzo del 91 troveranno il corpo della terza vittima, come vi ho detto, questa volta afroamericana. Però questa ragazza verrà lasciata in una zona completamente diversa. Cioè lui cambia quartiere. Buonanotte che si va a letto. Buonanotte, non vi fate problemi, se ad andare a Nanna poi recuperate dopo, lo so che recuperate dopo. E viene lasciata in una strada residenziale davanti a una scuola elementare. C'è il cadavere scaricato davanti alla scuola elementare, anche questa, ovviamente nuda, anche questa senza bulbi oculari, e questa volta vicino al corpo, lui ha lasciato un preservativo non aperto e pare che non abbia consumato il rapporto con, uh, con questa ragazza. Questa ragazza uh, scusatemi, non vi ho detto il nome, si chiama Shirley Williams Shirley Williams. Quindi aveva lasciato proprio anche a sfregio, cioè probabilmente ha detto della serie mi interessa solo proprio ucciderti e cavarti gli occhi, io di fare all'amore con te mi fa proprio quasi schifo, no? Lasciando anche il, il preservativo mh, ancora sigillato accanto al corpo. Pare che però questa volta... L'assassino sia stato molto più impreciso nella rimozione degli occhi. C'erano delle ferite, c'era qualche traccia di sangue e il medico legale ha trovato la punta rotta di una lama X acto, esatto, immagino, incastrata nella pelle vicino all'occhio destro. Quindi non è stato un lavoro pulito questo. Molto probabilmente o è stato interrotto mentre lavorava o eh, insomma, aveva tempi stretti emulatore. Mm, no, si pensa che sia sempre stato lui, in realtà le prove dicono che è stato lui, quindi si vede che aveva più fretta, ma non sapremo mai dire perché, perché questo qua non parla. Charles non parla, ha parlato tanto della sua mamma, ma degli omicidi lui dice "No, non sono stato io, io innocente, io innocente". È morto bugiardo. Comunque il quartiere a luci rosse a questo punto si svuota completamente perché hanno capito che anche le afroamericane non sono al sicuro rimangono sulla strada soltanto le ragazze più disperate e coraggiose d'altra parte tra queste c'era Brenda White che, adesso non ho la foto da farvi vedere ma Brenda White viene raggiunta dai poliziotti per essere messa in guardia perché insomma c'è rimasta solo lei e praticamente le dicono oh ma che lo sai, c'è un serial killer, mettiti al, al riparo in questa occasione Brenda racconta ai poliziotti di come lei vorrebbe in realtà vendicarsi di un cliente che l'aveva recentemente aggredita. Lo descrive come un uomo bianco, brizzolato. Scusate, giusto così. Spoiler: bianco, brizzolato, alto, che l'aveva caricata e ehm, lei gli aveva detto: Ma andiamo, no, al solito motel. E dove lei si sentiva al sicuro, il motel delle prostitute dove insomma loro erano tutte uh, al sicuro. Lui però si rifiuta e insiste per portarla in un suo posto. Al che lei dice no, 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 te in un tuo posto che non ti conosco, non sei cliente abituale, il grandissimo cazzo, no, non mi ci porti. A quel punto eh, l'uomo diventa furibondo e comincia a urlarle contro e insultarla e ha detto queste parole. Io le odio le puttane, ucciderò tutte voi puttane prima o poi. Eh, insomma è abbastanza una confessione e le si avventa addosso per farle del male, ma Brenda è bella svelta, aveva già messo la mano sullo spray al peperoncino che aveva nella borsa, appena lui la, la aggredisce lei tira fuori lo spray e peperoncino e lo spruzza negli occhi, tra l'altro utilizza il mace, che è proprio una pistola al peperoncino, se digitate uh, mace, mace, vedete che è proprio una pistola così, e al che lui rimane accecato lei riesce a spalancare la porta e a uscirne fuori anche questo è un indizio molto importante per la polizia ora però l'unico sospettato che avevano per le mani ora vi renderete conto di quanto è stata una botta di culo per gli inquirenti in queste indagini ovviamente una botta di sfiga per il nostro Charles ma l'unico sospettato che aveva la polizia era proprio il camionista, quello strano, Speedy, nonché Aston uh, Schindler. E concentrano le indagini su di lui. Allora hanno un indirizzo, l'indirizzo è il 1035 Eldorado a Dallas. E eh, questo indirizzo, quando lo inseriscono dentro il computer, scoprono che è intestato a un certo Charles O'Brien. E dicono, ma chi è questo Charles Albright? Per curiosità inseriscono anche questo nome sul loro computer. Scoprono che questo Albright possedeva anche una proprietà in una strada chiamata Cotton Valley, proprio nello stesso quartiere dove erano stati trovati i primi due corpi. Come vedete qui ci stanno andando un po' a spanella, cioè cercano, non avendo nessun indizio, cercano le... Uh, Mini associazioni che hanno tra piccoli indizi, ma non hanno nessuna speranza in realtà in quello che stanno facendo, stanno procedendo a tentoni e gli va de culo. A uno degli investigatori, infatti, torna in mente una telefonata anonima ricevuta qualche giorno prima da una sedicente amica di Mary Pratt. Loro, le telefonate anonime non ci davano troppo peso, però poi quando si ricollegano no, a determinati nomi. E eh, indizi che trovano, poi le considerano. Ed era questa tizia che diceva di essere un'amica di Mary Pratt e eh, racconta di essere uscita una volta con un tipo che lei aveva presentato. Che Mary Pratt aveva presentato a lei, e questo tipo aveva un'insana fissazione per gli occhi. Continuava a dirle quanto fossero belli gli occhi, a guardarla negli occhi ed era. Molto inquietante, però disse: Ma era un uomo brillante, molto simpatico, quindi dai, ci si passava anche sopra questa cosa qui. Però un po' mi ha messo a disagio che non faceva altro che parlare di tassidernia, degli occhi da impiantare agli animali morti, e ha anche detto che teneva delle lame X acto nella sua soffitta. Guarda a caso, proprio le lame, delle quali frammenti no, sono stati trovati nel. Sul corpo della povera Shirley. E quando il poliziotto gli dice: Sai il suo nome? Così me lo segno, sì, sì, Charles Albright. Ecco perché l'investigatore no, ha fatto il collegamento tra la telefonata nomi, anonima e questo nuovo nome che era saltato fuori. Al che fanno una breve ricerca su questo Charles e scoprono che aveva diversi precedenti penali. Ovviamente, in virtù di tutti i suoi arresti, c'erano diverse foto trovano quella più recente e eh, scoprono che corrisponde perfettamente alla descrizione di Brenda, che sembrava proprio l'uomo dal quale lei era fuggita con lo spray peperoncino. A questo punto eh, prendono sei foto, cioè mettono altre cinque foto eh, segnaletiche di persone che gli somigliano, le mettono insieme e poi corrono da Brenda con queste sei foto di persone diverse, tra cui in mezzo c'era Charles per farle riconoscere chi era il suo aggressore e lei indicò senza nessun dubbio subito la foto di Charles. Al che vanno da Veronica Rodriguez che inizialmente si rifiuta di riconoscerlo. Cioè dice "No, no, io non lo voglio fare. No, io non voglio riconoscere, no, io non lo non voleva neanche guardare le foto, cioè si gira dall'altra parte, non le voleva guardare, come se fosse minacciata, come se fosse impaurita. Al che le dicono "Veronica non ti preoccupare, perché se tu ci dici chi è stato, non devi aver paura di lui, perché appena ci dici chi è, poi noi lo mettiamo dietro le sbarre. E finché non è dietro le sbarre, lui non saprà mai che sei stata tu a fare il suo nome. Lo saprà poi a processo. Quindi non ti preoccupare, diccelo, 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 diccelo. Alla fine ci mette un giorno e il giorno dopo uh, ce la fa. Ce la fa e fa il riconoscimento e indica il, il nome di Charles. Quindi cosa succede? Alle 2.30 del mattino del 22 marzo del 91, una squadra tattica di, di Polistiotti fa irruzione dalla porta d'ingresso del 1035 di Eldorado. Tra l'altro io mi chiedo una cosa, no? Avete visto che fanno sempre queste scene di... Uh, proprio che sfondano la porta ed entrano... E hanno fatto così anche questa volta, ma io mi chiedo, è davvero necessario? Cioè non puoi suonare il campanello, devi sfondare la porta per forza, che uno come Charles manco sapeva che era sospettato, quindi dove volete che, che fuggisse? Cioè, suona la porta. No, sfondiamo la porta, ok. E, Charles ovviamente viene buttato giù dal letto insieme a Dixie, che era sconvolta e viene ammanettato e portato via. In tutto questo, Charles rimane estremamente composto. Lui rimane un signore, si fa arrestare, mettere le manette, buongiorno, buonasera, e non dice niente. Quando gli dicono che ogni parola può essere utilizzata contro di lei, lui capisce la frase, no? E dice, meglio che sto setto. Le mei acced, sto set, le mei. Tra l'altro in molti si sono chiesti se eh, i poliziotti potessero avere effettivamente abbastanza elementi per arrestare Charles. Perché d'altra parte per un eh, sfondare la porta, entrare dentro casa, arrestarti così, solitamente lo fanno quando hanno molte più prove. Cioè qui ci sono solo due testimoni che dicono di averlo riconosciuto. Due testimoni di cui una con attendibilità zero. Quindi... È stato molto criticato questo arresto. Molto criticato. Charles, da quel giorno in avanti, si dirà sempre innocente, come vi ho detto, fino a due anni fa, quando, eh, poverino, insomma, è morto di COVID. Beh, poverino, morto a 87 anni, direi che, insomma, era anche un'età. Comunque, lui, quando viene interrogato, si comporta come se. Fuori dal mondo, cioè, non... Oh, io non ho mai sentito nemmeno i nomi di queste prostitute. Io non ho mai toccato una prostituta. Io, oh mio dio, ma io sono il buon vecchio Charles. Sì, forse una volta ho toccato una bambina di 9 anni, ma, cioè, niente di che, no. Anche la polizia si fa dare un mandato di perquisizione perché da lui non toglie un ragno da un buco. Quindi decide di perquisire ogni centimetro quadrato della proprietà di Charles, soprattutto in cerca dell'arma del delitto, dei bulbi oculari mancanti e eh, insomma di qualche traccia rispetto agli omicidi. Oh raga devono perquisire tutte le proprietà di Charles sei volte ciascuna. Fino a che non arrivano ad arrendersi perché non trovano niente. Niente. Non trovano mai l'arma del diritto, non trovano tracce di sangue, non trovano tracce delle vittime, non trovano gli occhi, non trovano niente che colleghi Charles agli omicidi. Pensate che addirittura avevano chiamato l'FBI perché aveva a disposizione una nuova macchina ipertecnologica in quel periodo che era in grado di vedere attraverso i muri erano convinti che lui avesse nascosto le cose dentro i muri e anche lì non hanno trovato niente. Gli unici indizi che avevano, a parte le due testimoni, di cui una zero credibile, gli unici indizi che avevano erano um, erano delle lame X-Hecto, che infatti le hanno trovate queste, queste lame, ma eh, lui le utilizzava per la tassidermia, quindi c'era anche un collegamento tra queste cose, e hanno trovato delle pistole e dei fucili nascosti dietro una mensola. Ma guarda caso nessuna di queste armi corrispondeva all'arma del delitto. Quindi anche lì buco nell'acqua. Ma attenzione! Questo è un indizio che hanno tenuto in grande considerazione. E qui ci tremano le chiappe. Perché la casa di Charles era piena di libri true crime. Lui non leggeva i thriller. Non leggeva i gialli, leggeva solo true crime. Casi veri di, di veri serial killer, di vere indagini e tutto. E non lo so, abbiamo qualcosa in comune con Charles? E questo è stato un elemento che ha fatto peso eh, sulla, sulla questione. Insomma, vanno a processo con come uniche prove le testimoni. E pensate. Che quando arrivano al processo, Veronica Rodriguez, la testimone meno credibile, è passata dalla parte della difesa. Ha detto Io testimonio a favore di Charles. Quindi non avevano niente, praticamente non avevano niente per portare avanti questo processo. Un cazzo! Tant'è che erano tutti convintissimi che sarebbe stato proprio un processo farlocco dove c'era il classico imputato perché non riuscivano a chiudere le indagini, avevano preso uno a caso, poverino, vittima di mala giustizia e eh, che sicuramente se la sarebbe cavata perché era un processo talmente eh, da vincere a mani basse per l'imputato che sarebbe, mh, sarebbe stato facile per lui vincere. Che problemi ha questa Veronica? Eh, drughe, confusa, mania del, di protagonismo, eccetera. Allora, a processo testimonierà anche la moglie Dixie, alla quale verrà chiesto se eh, negli orari, cioè insomma nelle sere in cui sono stati commessi gli omicidi, lui avesse fatto particolarmente tardi. E lei racconta che il marito lavorava per un servizio di consegne di giornali notturne per cui aveva dei turni appunto di notte e lui rientrava sempre al solito orario e questo era vero raga questo era assolutamente vero cioè lui faceva un lavoro di consegna di giornali notturna ma lo faceva appunto per avere la scusa di poter poi andare ritagliandosi dei momenti di tempo durante il turno a prostitute ma ovviamente quello che testimonia Dixie è che lui è sempre tornato a casa all'orario solito sì è zoccolo è zoccolo se l'ha trovato apposta sì se la posta, sì. Inoltre, come vi ho detto, Veronica sceglie di testimoniare come testimone della difesa, quindi dalla parte di Charles. E lei afferma che lei e Charles in realtà non si erano mai incontrati, che non erano mai stati insieme, che non è vero che era lui quella, quella notte con Mary Pratt e che lei ha indicato lui tra le fotografie presentate dalla polizia. Poiché la polizia l'aveva minacciata e costretta a scegliere uh, lui tra uh, insomma, i vari presentati per il riconoscimento, no? Quindi, cioè, aveva tutto dalla sua parte. Ha che il procuratore, pro quello che chiamano procuratore distrettuale, district attorney, uh, nonché il PM, quello dell'accusa, il no? nostro PM, che si chiamava Toby Shook. Tra l'altro era un giovane procuratore perché aveva solo 33 anni e sono pochi per essere un procuratore. Comunque lui aveva un asso nella manica, ovvero senza averlo detto a nessuno aveva fatto analizzare dei peli trovati sui corpi delle prostitute dal laboratorio forense e questo laboratorio forense aveva trovato delle incredibili somiglianze tra i peli trovati sui corpi delle, delle vittime e i peli pubici di Charles. Quindi, visto che Charles non aveva avuto rapporti sessuali perlomeno con l'ultima, io mi immagino che questo si sia tirato giù le mutande, no? Si sia preso i peli del pube, così gli abbia strappati i peli buttati sulla vittima, perché, cioè, non mi sovviene altro modo. Comunque, nella... nell'aspirapolvere di Charles, cioè nel sacchetto dell'aspirapolvere di Charles... Avevano trovato dei capelli che non erano quelli della moglie, non c'era il DNA. Guardavano solo la somiglianza di colore e forma e ricciolaggine. E tu come ce li hai i peli del culo a batuffoli. Dici si è masturbato. Però non c'era. Non c'era nessun liquido liquidino lì in mezzo, quindi boh. Comunque, nella spirapolvere di Charles, nel sacchetto, avevano trovato dei capelli invece estremamente simili a quelli delle altre vittime. Charles, in tutto il processo, si è sempre rifiutato di parlare e di testimoniare. Lui è rimasto per tutto il tempo seduto sulla sua sedia in silenzio, con le spalle chiuse così, tipo poverino lui, e si mostrava proprio come, diciamo, vittima, cioè si mostrava come una persona estremamente umile debole e inoffensiva. Insomma, alla fine del processo lui verrà condannato soltanto per l'omicidio di Shirley, cioè soltanto per la terza vittima, perché per le altre due non c'erano abbastanza prove per collegarlo e l'unica prova che lo ha collegato all'omicidio di Shirley erano proprio i capelli della povera ragazza ritrovati all'interno della della spirapolvere ma ripeto non c'era un esame del DNA semplicemente li hanno comparati a somiglianza le vittime le portava a casa per ucciderle non lo sapremo mai perché Charles non parla sarebbe bello saperlo ma Charles non ce lo dice che la cipolla ha la febbre 39 nooo mi dispiace, se ti pago 1500 euro al mese, mi fai tu da badante? Se riesco a tornare in Italia, guarda. Grazie Collins. Comunque, per l'offerta di lavoro, cercasi badante per Collins. E ti auguro di, di guarire presto. eh. Fredda 39 è una roba veramente. Poi con sto caldo devi, devi stare morendo. Mi dispiace. Comunque, alla fine, anche solo imputato per uno di questi tre omicidi, anche se in realtà sappiamo tutti, cioè sanno tutti che è stato lui, perché guarda caso, messo arrestato lui, gli omicidi si fermano. Tre omicidi in tre mesi, arrestato, gli omicidi si fermano. Dai, ok, non c'erano le prove per incastrarlo perché lui è stato molto bravo, molto abile, ma è stato lui, dai. Dov'è buon lavoro? Ma devi andare a lavorare quest'ora, cavoli? Che, che vita! <ride> buon lavoro, buon lavoro, non ti preoccupare. Charlie comunque è muto come un andranghettista, ma ti giuro, cioè è passato tutta la sua vita muto come una sepoltura. Cioè è stato in carcere dai suoi 51 anni agli 87 e non ha mai detto niente. Cioè 36 anni di silenzio, 30, 35 anni di silenzio. Ce ne vuole negare l'evidenza proprio ok quindi il 19 dicembre 91 la giuria torna in aula con il verdetto dice colpevole di uno di questi tre omicidi comunque carcere a vita senza eh, libertà sulla parola quindi eh, comunque sia che fosse uno o che fossero tre la pena era comunque carcere a vita senza mai la possibilità di libertà vigilata in molti hanno gridato all'ingiustizia, all'errore giudiziario, in particolare tutte le persone che conoscevano Charles non potevano crederci che fosse vero. E Charles, però, da buon come dire? Da buon dipendente, nel senso che eh, lui. In qualche modo gli piace essere accudito e gestito, se lasciato solo nella sua indipendenza, come vedete, prendeva sempre strade eh, casuali, cambi di idea, cambi di percorso continui. Quindi in carcere, Charsi in realtà non se la cava male, anzi si trova abbastanza bene. Ha sempre detto di aver passato un buon uh, periodo in carcere. Uh, all'inizio leggeva due libri a settimana sulla guerra civile aveva sempre tantissimi progetti che continuava a fare all'interno del carcere perché voleva scrivere un libro sulle mogli dei generali della guerra civile poi non so se alla fine ha scritto o meno uh, era impegnato a lavorare come falegname nella falegnameria della prigione allenava la squadra di softball della prigione tra l'altro io scopro adesso che le prigioni erano le squadre di softball non me lo sarei mai immaginata e eh, nel frattempo ha sempre continuato a scrivere lettere a Dixie, che non lo ha mai abbandonato. E lui tra l'altro, insomma, in carcere dipingeva, dava sfogo a ogni sua capacità artistica e passava il suo tempo così a lavorare nelle arti, a fare sport, ad allenare la squadra, amatissimo da tutti, sia dagli altri carceratiche dalle guardie era inseritissimo, amatissimo così come fuori dal carcere dentro al carcere il più intelligente il buon vecchio Charles e si ricrea il suo microcosmo all'interno della, della, della prigione lui sta bene lì tanto è che non ha mai lottato per avere giustizia tra virgolette anche perché il processo era smontabile in 0-2 cioè lui avrebbe potuto effettivamente fare mille volte appello e avrebbe potuto anche vincere dai, ma alla fine in carcere, dai, che si sta bene. E via così. Come non saper punire le persone? Questo è il sistema che fallisce. Dici, ti metto in posizione e lui sta meglio in punizione che prima. <ride> Cosa fai a quel punto? Come lo punisci? Cioè, se uno sta meglio in carcere che fuori, come lo punisci? particolare che la maggior parte dei assassini poi si trovino bene in carcere sembra che sia proprio un problema di contenimento emotivo molto primordiale brava Isabel, sono convinta che tu abbia ragione sono convinta che tu abbia molto ragione proprio una questione di gestione e come dici tu di contenimento assolutamente sì e anche di ruolo cioè più il mondo è piccolo Meno ruoli tu puoi impersonare, cioè tu puoi diciamo, rivestire all'interno di questo microcosmo. E quindi diventa anche più facile trovare il proprio posto nel mondo, se il mondo è piccolo. Ora, la storia del nostro Charles finirà con lui che continua a eh, mentire, sapendo di mentine, dal carcere. Cioè, che poi, tra l'altro, viene da dire: Ma tanto ormai è il carcere la vita? No? Ma fai un po' lo sborone, racconta i dettagli, racconta la storia, di, dici un po'. Tanto non è che cambia la tua condizione, rimani comunque in carcere. Eh, io credo che lui ci tenesse molto a non deludere Dixie, come aveva deluso sua madre, cioè che avesse proprio questo terrore della delusione nei confronti delle persone, proprio perché questo trauma di aver seppellito la madre con uh, il pensiero di averla delusa forse gli rende proprio impossibile prendersi qualunque tipo di rischio di poter deludere qualcun altro magari in carcere evita la parte sulla bambina sì anche perché lì era già stato condannato quindi probabile anche che magari nessuno lo sapesse cioè, oddio, non lo so non so se i carcerati fanno delle ricerche sugli altri carcerati su internet non voleva che la mammina in paradiso lo sentisse dire cose brutte. Può essere. Miracchi. Wow. Wow. Ma perché è così carino? È così carino. C'è Radio Carcere? Di solito sanno tutto. C'è Radio Carcere? Lo metti ai domiciliari, così non può avere il suo seguito che tanto ama. Eh, ma i domiciliari però c'ha PlayStation. Cioè, se a me in mente i domiciliari non è che cambia molto la mia vita, eh. Nel senso. Ci può stare che facciano scappare la voce i secondini. Può essere. Mi fanno baciare Mao in bocca. E in realtà ogni tanto capita e dopo mi sento una zofila e dico no, non si fa. Però ogni tanto capita. Vero, Mao? Mao. Mao. Sono super Mao. Ragazzoni, abbiamo finito con la storia dell'oggi. C'è una piccola perla. Cioè, tipo, io ho pensato una cosa: questa roba degli occhi perché lui cavava gli occhi, al di là della, del fetish rispetto alla tassidermia con le biglie degli occhi, eccetera. Io ho pensato una cosa: sappiamo che eh, Charles era un amante delle arti classiche, del mito antico, conosceva bene la cultura classica greca. E mi è venuta in mente un po' la storia di Edipo. Magari non c'entra un cazzo, eh, però mi è venuta in mente che Edipo si strappa gli occhi dopo aver fatto, dopo aver scoperto di aver fatto con sua madre. È vero che qui lui li strappa un'altra persona, però mh, magari perché per amor proprio o per non proiezione l'ha fatto su un'altra persona. Ma mh, ho pensato, non è che magari. Di tutto quello che è stato raccontato, perché ce l'ha raccontato Charles de, di sua madre, come si comportava con lui e ovviamente gli amici di Charles o chi sapeva, non è che magari è successo qualcosa di sessuale tra lui e la madre? E lui, leggendo la storia di Edipo, si è impressionato ancora di più con la cosa degli occhi? O magari voleva farsi la madre, o magari. Se l'è fatta amare. A me veniva in mente eh, quei momenti in cui. Adesso ve lascio spazio a Mau, che bello. Eh, quei momenti in cui lui racconta che veniva legato al letto quando doveva fare il pisolino e la mamma si metteva accanto. Io non vorrei che magari il grande Charles, per non ammettere questa cosa, chiamasse pisolino qualche altra attività. Così, eh. E poi c'è anche da chiedersi: ma questi occhi cosa ne faceva? Se, se li mangiava? Li nascondeva da qualche parte? Non sono mai stati trovati? Perché tenere gli occhi per poi farli sparire? Anche perché lui è stato arrestato quando non se l'aspettava, quando non pensava di essere un sospetto, quindi non è che si metteva a nascondere le cose. Dove ha messo questi occhi? Perché non li ha conservati? Che cosa ne ha fatto? È strano, peccato che non abbia confessato veramente, peccato, peccato, peccato. Tra l'altro ho letto diverse interviste che hanno cercato di fargli, giornalisti, psicologi, criminologi, tutti, e lui è sempre un signore, cioè l'intervista ti risponde sempre <ride> con queste parole, parla in corsivo, eh? e, ma non ammette mai niente, cioè lui parla della mamma. Parla uh, di, dei suoi furti, parla della bambina di 9 anni, parla di queste cose qui. Ma gli omicidi proprio, no, non è stato lui, non è stato lui cosa incredibile. Sì, viveva con Dixie, ma lui aveva anche diverse proprietà in giro per uh, le, le zone limitrofe di Dallas, quindi di nascondiglia a disposizione, ne aveva parecchi, tant'è che infatti hanno perquisito tutte le sue proprietà, ma niente. E poi ho pensato che potrebbe essere che l'ultimo corpo lo ha scaricato davanti alla scuola elementare, come avete visto, i primi due erano nel quartiere benestante che forse gli ricordava dove era nato, sua mamma, la famiglia, eccetera. E il terzo corpo lo scarica davanti alla scuola elementare. E lì ho pensato a un suo uh, come dire modo di ribellarsi. Rispetto al fatto che fosse stato, gli fosse stata tolta la, la cattedra come in insegnante o che non, sia mai stato, non abbia mai avuto la possibilità di fare il chirurgo. È comunque uno spreco assolutamente, uno spreco fuori misura. E secondo me questa rimozione degli occhi chirurgica, così, oltre ad avere sicuramente un suo significato parafilico o simbolico in qualche modo, forse voleva anche essere una dimostrazione di quanto lui fosse bravo. Cioè, ragazzi, non mi avete permesso di lavorare, non mi avete permesso di fare il chirurgo come io sognavo, guardate che spreco! Solo perché qua tutti legati i fogli di carta, ma mi avete dato voi de 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 dato degli occhi da cavare? Altro che fogli di carta, che sono un esperto. E poi non dice, Ma ti, ti devi trovare sempre solo degli occhi da cavare. Però, uh, forse è anche una dimostrazione di sbornaggine e di mancato riconoscimento da parte dell'esterno verso le sue capacità. Comunque, ragazzi, io credo che questo sia uno dei soggetti più promettenti che poi è diventato un una cacca.